Domenica 20 marzo, buongiorno, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Sveglia Trieste, appuntamento di Tele4 che dà modo della lettura dei giornali, ma anche ai telespettatori di poter telefonare dalle 7 alle 10.30 in diretta, dalle 7 alle 7.40 circa una rassegna stampa con i principali titoli dei giornali di quest'oggi, poi gli ospiti, oggi saremo in compagnia fino alle 9, dalle 7.40 per l'appunto, di Marco Prelz, leader del movimento del gruppo, anzi Stop Prima Trieste, che si anche affaccia alle elezioni politiche in appoggio della candidatura di Roberto Di Piazza. Poi a seguire sarà il nostro ospite in una domenica un po' diversa rispetto alle altre, giornalista di City Sport Roberto Urizio, con il quale parleremo principalmente di sport, come detto, soprattutto locale, con un ampio approfondimento su tutte le realtà della città che dunque si prodigano sulle discipline atletiche sportive. Cominciamo però con la rassegna stampa e dunque con quella che è la prima pagina del Piccolo questa mattina, che apre con Lubiana che è tolta, è pronta a togliere il filo spinato. Possibilista il premier sloveno Cerar dopo l'accordo sullo stop ai migranti raggiunto dall'Unione Europea e dalla Turchia. La comunità istriana spinge per la rimozione. Arrivano i turisti, basta barriere. Gli approfondimenti interni poi li daremo uno sguardo più avanti. Poi ancora con la pagina, diciamo, internazionale, terrorismo. Salah ora collabora, dovevo farmi saltare, poi ho cambiato idea. La strage di Parigi, in queste ultime ore la cattura di Salah Abdeslam a Bruxelles, che dunque dà una svolta anche alle indagini riguardo agli attentati di Parigi, soprattutto servirà agli investigatori, ma a tutta la polizia internazionale, serviranno le parole, le testimonianze proprio dello stesso Salah riguardo a tutte le attività che l'ISIS o chi diciamo, ha agito alle spalle proprio di Salah e del suo gruppo a Parigi ha intenzione di compiere in futuro, quali sono gli obiettivi e tutte le informazioni sensibili possibili che chiaramente gli inquirenti e gli agenti cercheranno di ottenere. Poi, purtroppo un'altra notizia che poco si distanzia dalla cattura di Salah proviene da Istanbul, kamikaze nella via dello shopping, morti 5 turisti, almeno 5 morti e decine di feriti per un attentato suicida nel centro di Istanbul, sponda europea. Dunque, se da un lato viene catturato uno dei principali responsabili della strage di Parigi, dall'altro però ne accade un'altra di strage in centro ad Istanbul, con almeno 5 morti accertati nel centro proprio della città turca. Proseguiamo con le notizie, economia, passo indietro dell'AD Patuano, Vivendi stringe la presa su Telecom, mentre per quanto riguarda la Sappada, dunque la diatriba fra le due regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, riguardo al comune di Sappada, che come scrive il giornale Sappada a Friuli Venezia Giulia, il ministro Costa atteso a Udine, comunità cadorina in pressing su questa possibilità. Poi, sempre dalla giunta regionale, vertice con i funzionari sloveni, prossima l'intesa sul Terrano, a pagina 18, le news riguardo alla vicenda proprio del vino. Poi la cronaca a Trieste, Ateneo in rivolta per i tagli statali, via 3 milioni, infatti sono 3 milioni di finanziamenti ministeriali tagliati nel giro di 2 anni, e gli studenti che calano mediamente del 5-6% all'anno. Il campanello d'allarme lanciato dal rettore Maurizio Vermeglia. Questa notizia poi sarà la principale riguardo all'apertura della sezione cronaca di Trieste all'interno del giornale, che vedremo però fra poco. Poi sanità, la lettera di 40 primari contro gli attacchi alla riforma del Friuli Venezia Giulia. Mentre in piazza Garibaldi scatta la multa per 10 centesimi evasi dal barista. Anche in questo caso una vicenda piuttosto bizzarra che approfondiremo
fra poco. Poi lo sport, oggi domenica sportiva per numerose realtà, sia diciamo in Italia che nella città, all'interno della regione, è a Trieste. Candidati, chiedo scusa, basket A2 alle 14:15. L'Alma riceve Ravenna, playoff in palio. Per quanto riguarda lo sport, al Palo Rubini nel primo pomeriggio, una gara importantissima per il proseguo della stagione biancorossa. Qui Andrea Pecile che carica i suoi in un'immagine di repertorio delle scorse partite, che però non sta benissimo fisicamente, dunque si valuterà il suo impiego in questa partita odierna. Dunque, poi al centro invece la foto del palazzo di Via dell'Università, Palazzo Artelli, all'asta il Palazzo Fantasma, 5 piani di marmi affreschi. Lo Stato mette all'asta Palazzo Artelli, prestigioso edificio dei primi del Novecento in Via dell'Università. Si tratta di 5 piani ricchi di marmi e affreschi, gioielli finiti, ma anche in mostra alla fiera di settore a Cannes. Il prezzo non è stato reso noto, verrà svelato solo ai potenziali acquirenti. E dunque un'altra pagina della città con un palazzo prestigioso che viene messo in vendita dal comune. Questa la notizia che ci riporta il giornale. Passiamo al Messaggero Veneto. Andiamo dunque a vedere quali altre notizie provengono anche dalla regione, dagli altri comuni della stessa regione. Sappada al Friuli Venezia Giulia, prima le riforme. Intervista al sottosegretario Bressa. Intanto la regione stanzia i fondi al Bellunese, come fa il Trentino. Stop del governo referendum di Zaia sulle specialità del Veneto, non avrà alcun valore giuridico. Dunque, il Messaggero Veneto apre con la notizia riguardo ai comuni del Cadore, in questo caso si parla di Sappada, dove c'è stata anche una manifestazione. Infatti, questa fotografia lo conferma: manifestazione di sappadini per il passaggio al Friuli. Sappada in Friuli Venezia Giulia titola lo striscione, con un gruppo di cittadini che poi portano le bandiere friulane della regione Friuli Venezia Giulia con il suo vessillo sotto proprio al palazzo, presumo comunale, visto lo stemma posto subito sopra la porta d'ingresso di questo edificio. Dunque la sensazione si è trasformata in breve in una certezza. Sappada rappresenta solo un piccolo ingranaggio di un meccanismo molto più grande di lei. Il casus belli capace di innescare una reazione a catena che coinvolge la sfida decennale fra regioni speciali e ordinarie e le teorie di macroregioni. La conferma arriva dal sottosegretario degli affari regionali e delle autonomie, Gianclaudio Bressa. Poi l'ira di Daronco: Roma aspetti la volontà popolare, rispetti la volontà popolare, che dire del triste spettacolo di Sappada. Esordisce così Gianfranco Daronco, uno dei padri nobili dell'autonomismo, che interviene sul dibattito del momento. Poi le altre notizie con una fossa, nuovi documenti dal municipio, 17 nomi trovate a Premariacco, le carte sono state sequestrate dai carabinieri. E qua la foto del municipio di Premariacco, dove sono stati trovati i documenti sul caso della fossa comune. Le altre notizie, poi: De Canio, voglio un Udinese tutto cuore, anche in questo caso sport, con il nuovo tecnico dell'Udinese, esordio del tecnico in trasferta contro il Sassuolo. Poi la cronaca proveniente dai comuni del Friuli: Cividale, trovato morto il nipote di Domenis. Tragedia familiare ieri a Cividale, è stato trovato morto in casa, nell'abitazione in cui viveva con i genitori, il giovane Andrea Domenis, 20 anni, nipote di Silvano Domenis. Poi aflatossine, il caso latte, il PM chiede 12 rinvii a giudizio. Sanità, la protesta di Latisana per riavere la pediatria. Pertanto la polemica riguardo all'attuazione completa della riforma sanitaria trova sfogo in diversi comuni della regione, non soltanto
a Trieste con tutte le problematiche inerenti a chi vuole mettere mano attraverso la riforma all'apparato del Burlo e a quello dell'ospedale di Catinara. Poi Cernobbio, Serracchiani, esco dal PD se dovesse entrare Verdini, dice la presidente della regione, in questo caso chiamata in causa soprattutto con il ruolo di vice segretario proprio del Partito Democratico a livello nazionale. Poi verso le comunali, Pordenone, prove tecniche di Partito della Nazione. Gli schieramenti vanno a delinearsi anche a Pordenone in vista delle elezioni. Passiamo al Corriere della Sera, vediamo le altre notizie. Principalmente il terrorismo è emergenza migranti, infatti la foto di una tendopoli, nella tendopoli di migranti no ai rimpatri, reportage da Atene, le navi verso la Turchia, la foto al centro proprio di una baraccopoli. Mentre, come annunciato, anche la pagina sempre internazionale che riguarda il terrorismo, dovevo esplodere allo stadio, Salah collabora ma non portatemi in Francia, Istanbul, kamikaze fa una strage, terrorismo, l'uomo degli attacchi di Parigi, cambiai idea, era nascosto da giorni in una cantina, parla dunque Salah, colui che doveva assieme agli altri suoi connazionali che invece hanno portato a termine l'azione, doveva esplodere proprio con tutto l'esplosivo che aveva addosso, causando dunque una strage, un'altra strage all'interno di uno dei punti sensibili delle città europee. Si parla di Parigi, in questo caso lo stadio, che però poi non ha avuto seguito tale gesto, proprio perché ci ha ripensato lo stesso Salah, che diciamo, si è confidato, anche preso alle strette proprio dagli agenti che lo hanno catturato e da tutta l'organizzazione di sicurezza che ha operato a livello internazionale per la lotta contro il terrorismo e queste cellule che poi commettono gli atti, ha dovuto parlare riguardo alle sue intenzioni in quelle bruttissime giornate di Parigi. Poi lo sport, oggi il derby di Torino, Perisic illude l'Inter, ma la Roma rimonta. Ieri si è giocato un altro turno di Serie A fra Inter e Roma. Poi Irina è la modella suicida a 31 anni, non sfilo più, colpa dell'età, aveva solo 31 anni, ma la consideravano troppo vecchia per sfilare. Irina, modella russa, si è data fuoco ed è morta nella sua casa di Almaty in Kazakistan, dove si era trasferita per provare a continuare la sua carriera. Gli amici ultimamente raccontavano che Irina soffriva perché non la facevano più lavorare e dunque l'estremo gesto di questa 31enne. Poi il ricordo di un figlio, i padri vecchi e fragili che ci insegnano la solidarietà e la prima festa del papà che è festeggio senza papà, scrive Beppe Severnini, mi è successo a 59 anni e mi considero fortunato. Poi tutta una riflessione proprio riguardo alla figura del padre, in questo caso poi tutti gli insegnamenti che si tramandano all'interno della famiglia. Questo è il Corriere della Sera. Dunque, passiamo adesso invece a un accenno alla cronaca locale attraverso i siti di informazione. Passiamo con l'ANSA, partiamo con l'ANSA regionale, l'ANSA del Friuli Venezia Giulia, che dà spazio alle notizie riguardo alla portualità. Porti d'Agostino, più connessioni, infrastrutture mare terra. Martedì allo scalo Giuliano si presenta alle imprese del Friuli. In questa foto ad un tavolo tecnico assieme alla presidente della regione Serracchiani. Poi la stessa Serracchiani ha parlato riguardo alle trivelle, non è un referendum pro o contro, riguarda solo le trivellazioni in atto e la durata delle loro concessioni. Dunque si è speso parole al Presidente della Regione riguardo al referendum di metà aprile. Poi calcio, De Canio, Udinese ritrovi lo spirito e torni a stupire, conferenza stampa vigilia della partita con il Sassuolo, dunque la partita che si giocherà quest'oggi, attraversano poi a piedi nella A23, dopo un inseguimento a Udine, la polizia ha sequestrato un furgone, forse stavano per forzare un negozio. Poesia, 50 poeti da tutto il mondo per il concorso Castello di Duino. Oggi e domani le premiazioni dei vincitori delle varie sezioni. Le giornate FAI,
Invece è buona l'affluenza in Friuli Venezia Giulia, favorita soprattutto dal bel tempo. Per due luoghi l'obbligo di prenotazione. Uno di questi è il Porto Vecchio di Trieste, di cui Lanza propone uno scorcio, in particolare il Magazzino 26, uno dei pochi che è stato rimesso a punto proprio per una modernizzazione della stessa area. Questa Lanza regionale, passiamo a Trieste prima, che ci apre con la cronaca. Cercano di espatriare dall'Italia dopo il arresto a Morrupino, arrestati una cittadina rumena di 25 anni, un cittadino rumeno invece che di anni ne ha 26. Queste le notizie di Trieste prima, che però dopo si concentrano anche sulla benzina agevolata e i contributi regionali confermati fino al giugno di quest'anno, il 2016. La riduzione del prezzo del carburante alla pompa sarà quindi di 14 centesimi sulla benzina e di 9 centesimi sul gasolio. Poi si vedrà come si proseguirà con gli eventuali bonus alla benzina in regione, in particolare a Trieste, vista il fenomeno della benzina fuori nazione. Poi SAP Far Ambiente, la libertà delle donne a Trieste, è nato il Comitato Ambiente e Sicurezza, è sorto ieri un comitato apartitico, nato spontaneamente per focalizzare l'attenzione sulle problematiche e le tematiche che interessano il tema della sicurezza, inteso come tutela della persona e delle cose, ma anche dell'ambiente e dunque della salute. Poi il referendum sulle trivelle, El Mar non se può brusar, flash mob di Greenpeace sul molo Audace. Infine cronaca, scuole di Via Svevo 21/1, ristrutturazione verso la fine, al secondo piano un nuovo asilo nido. Queste le notizie di Trieste prima. Chiudiamo con lo sport, con il Corriere dello Sport, che apre con il Gran Premio d'Australia e dunque con il via delle quattro a ruota della Formula 1, Vettel e Ferrari subito in testa per questo inizio, questo avvio proprio della Formula 1. Invece Roma-Inter è finita in pareggio 1-1, Roma grinta e cuore, Perisic illude l'Inter, giallorossi terzi a più 5. Paradossale Dzeko entra, la Roma gioca meglio, ma lui sbaglia tutto, l'attaccante bosniaco che è al centro di un dibattito anche interno fra i tifosi se il suo ruolo, il suo impiego, la sua funzione all'interno della squadra possa essere risolutiva in termini di realizzazione oppure è semplicemente un aiuto allo sviluppo della manovra della squadra, però senza un apporto di gol significativo. Poi lo speciale motore è il calcio, in particolare con la partita di ieri fra Inter e Roma, le parole di Mancini: per arrivare terzi serve vincerle tutte, mentre il Napoli, ecco i convocati, anzi l'Italia, ecco i convocati, novità, Jorginho del Napoli e Bernardeschi della Fiorentina. Il Milan, futuro in dubbio, Mihajlovic, la Lazio, solo voci, ma dipende dal terzo posto. Poi, sempre all'interno della Lazio, Polveriera Lazio, Pioli conferma problemi nello spogliatoio, dice il tecnico Pioli, dopo la brutta uscita dall'Europa League a fronte del 3-0 maturato in casa contro lo Sparta Praga di giovedì scorso. E adesso il tecnico della squadra biancoceleste ammette che ci sono problemi nello spogliatoio. Poi si vedrà se si riusciranno a risolvere, anche perché altrimenti il cammino verso obiettivi ambiziosi della squadra sarebbe molto complicato. Clamoroso in Qatar, sono subito scintille tra Rossi e Lorenzo, c'era da aspettarselo un avvio frizzante in MotoGP proprio fra i piloti che hanno chiuso invece la scorsa stagione con le polemiche dopo il calcetto di Valentino Rossi a Marc Marquez che ha poi permesso a Jorge Lorenzo di vincere nell'ultima gara della MotoGP proprio il Gran Premio su due ruote. Queste le notizie sportive del Corriere dello Sport. Siamo in tempo per la pubblicità, ritorniamo fra poco con gli approfondimenti interni al giornale.
Rieccoci dunque in diretta con Sveglia Trieste, andiamo ad approfondire le tematiche di cui abbiamo già dato menzione attraverso i titoli principali del giornale. Facciamo prima però un salto dunque alla pagina regionale del Piccolo per vedere quali altre notizie vengono menzionate proprio all'interno del giornale. Questa è la prima pagina, la pagina regionale invece apre con la pagina 17 con la visita di Costa che riapre il caso Sappada, faccia a faccia Udine fra il ministro degli affari regionali e il sindaco della località Veneta. Sul tappeto lo stop romano. Al trasloco invece la foto dei sappadini favorevoli al passaggio in Friuli Venezia Giulia che manifestano in consiglio comunale sventolando proprio la bandiera del Friuli. Poi ancora le altre notizie che provengono dalla regione si concentrano su Sertubi, buono il lavoro di squadra, lo stabilimento triestino. Soddisfazione della governatrice per il taglio dei dazi deciso dall'Unione Europea. Abbiamo sentito a tal proposito proprio il rappresentante sindacale che ha seguito la vicenda Sertubi, in particolare proprio riguardo alla possibilità di aprire uno spiraglio di luce per i tanti lavoratori che erano in dubbio riguardo al proseguio della loro attività operativa. Sentiamo. L'ipotesi futura è proprio quella di incrementare l'occupazione in quanto le vendite dovrebbero aumentare in seguito a questo azzeramento dei dazi. Porta una ventata di ottimismo la decisione assunta ieri dalla Commissione europea che ha eliminato totalmente i dazi antidumping sui tubi di ghisa semilavorati e tagliato fino al 14,1% quelli sui prodotti finiti, cioè sui tubi già rivestiti in India, e mette la parola fine a mesi di angoscia per i lavoratori dello stabilimento triestino Sertubi, ramo d'azienda dell'Aduferco, in affitto all'indiana Jindal Saw Italia. Il prodotto della Sertubi è qualitativamente di alto livello, ha sottolineato Pepe, con buone prospettive di crescita sul mercato. Ma il mercato Nord Africa, sicuramente l'Iraq in primis, l'Iran, la Libia, eccetera, ma la speranza è soprattutto che partano le infrastrutture in Italia che necessitano di interventi urgenti e quindi avendo anche questo mercato saremo proprio perfetti. Sul fronte occupazionale ci vorrà comunque del tempo prima di poter avere benefici per i lavoratori attualmente in mobilità. Siamo 77 dipendenti alla Sertubi. Fuori della Sertubi sono rimasti una trentina in mobilità, più insomma, una settantina ancora disoccupati che non hanno un sostegno. La nostra attenzione va soprattutto a quelle famiglie che speriamo al più presto di poter reintegrare in parte all'interno dello stabilimento per poter garantire un futuro anche a queste famiglie che insomma, stanno passando dei momenti veramente difficili, insomma. Passiamo ad altre notizie. La giunta accelera sulla partita del Terrano. Incontro a Sesana fra funzionari italiani e sloveni. Strada spianata per il disciplinare transfrontaliero. Risultato atteso a maggio. Ancora le altre notizie. Siamo sempre all'interno della sezione regionale. Gli assegni antipovertà nel mirino di Forza Italia. Gli azzurri contestano il numero eccessivamente alto di beneficiari stranieri, chiesta la revisione del criterio dei 24 mesi di residenza all'interno della regione. E dunque i paletti poco rigidi e l'impostazione troppo assistenzialista che hanno sollevato Riccardo Riccardi, Roberto Nobelli e Rodolfo Ziberna, sempre all'interno di Forza Italia. Poi, sanità, morto sotto i ferri, terremoto a San Peter, un decesso e quattro casi sospetti all'ospedale di Nova Gorica. I vertici del nosocomio si dimettono, ma il CDA dice di no. E dunque terremoto all'interno di San Peter, come scrive il giornale, riguardo a dei casi proprio eclatanti riguardo ai ricoveri proprio nello stesso ospedale. Passiamo noi invece alla cronaca locale. Siamo all'università. Roma taglia i fondi, università in rivolta. A Trieste 3 milioni in meno dallo Stato nel giro di 2 anni. Studenti in calo del 6%. Fermeglia, ostacoli alla crescita. Leggiamo alcune righe di questo articolo di Silvio Maranzana. 3 milioni di finanziamenti ministeriali in meno nel giro di 2 anni e gli studenti che
che annualmente calano del 5-6%. Il campanello d'allarme suona anche per l'Ateneo Triestino, che domani sarà in prima fila nell'ambito dell'iniziativa indetta su scala nazionale dalla Conferenza dei Rettori sul tema per una nuova primavera dell'Università. L'Italia, si legge in uno dei 10 punti all'ordine del giorno, ha applicato l'austerity nell'università. Fondi pubblici nel 2009 7.485 milioni, nel 2016 6.556 milioni, dunque il meno 9,9%. Viene fatto rilevare che nel periodo 2010-2013 in Francia i fondi pubblici sono invece cresciuti del 3,6%, addirittura del 20% in Germania. La situazione locale sembra altrettanto grave, perché nel 2013 l'Ateneo Triestino ha ricevuto fondi ministeriali per 95,6 milioni, scesi a 94 nel 2014 e crollati a 92,5 nel 2015. Dunque un calo progressivo di finanziamento pubblico nei confronti dell'università, cui numeri sono riportati in questa tabella proprio interna all'articolo e alla pagina dedicata del giornale. Ci colleghiamo adesso, piccolo break dalle notizie, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. In linea con noi il maresciallo Massimo Conti per tutte le informazioni riguardo alla viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Oggi, Domenica delle Palme, avremo tante processioni, la più importante a San Giusto, con la partecipazione anche del Vescovo, la processione partirà da Montuzza e proseguirà per la via Capitolina per arrivare appunto alla cattedrale di San Giusto. Ricordo inoltre che in Largo Granatieri c'è il mercatino dell'antiquariato, come ogni terza domenica del mese, quindi tutti i veicoli che sono ancora presenti in Largo Granatieri dovranno essere rimossi, se non verranno spostati tra breve. E nel pomeriggio c'è la partita della Triestina, non ci sono provvedimenti riguardo il traffico, chiaramente solo per l'accesso e per il deflusso poi degli spettatori ci sarà una nostra pattuglia a fare viabilità. Per ora direi che è tutto. Benissimo, grazie maresciallo Massimo Conti, buona giornata, buon lavoro. Okay. Grazie, arrivederci. Noi continuiamo con la lettura delle notizie interne al giornale. 12 candidati, e non si parla di politica in questo caso, ma alla presidenza di area, scaduto il termine per la presentazione delle domande. Ora la selezione dei 5 nomi, fra cui il ministro Giannini, sceglierà. 12 candidati in lizza per un posto, sembra quasi lo scenario della campagna elettorale, scrive Matteo Unterweger, dunque la poltrona di sindaco alle amministrative di giugno, ma si tratta in questo caso della corsa alla presidenza del Consorzio per l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste. L'ente che gestisce Area Science Park e che è vigilato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Proprio dal MIUR è giunta la conferma del numero dei partecipanti alla selezione pubblica, il cui avviso è stato pubblicato l'8 febbraio scorso, 30 giorni utili al deposito delle candidature sono dunque trascorsi. Poi uno specchio riguardo a questa notizia, Movimento 5 Stelle sui dati ARPA, la situazione è insostenibile, l'area a caldo della Ferriera va chiusa. Senza mezzi termini, il candidato grillino, candidato in questo caso però a sindaco in consiglio comunale, Paolo Menis, riguardo i dati dell'ARPA divulgati ieri, ampiamente esposti anche all'interno del giornale, che però non soddisfano chiaramente Menis, che parla dell'area a caldo della Ferriera, che a suo avviso va immediatamente chiusa. Andiamo avanti con le altre notizie. Gli uomini di Quagliarello in appoggio all'ex sindaco di Piazza. Allora, per capire di più, senza dilungarmi in troppe parole, vi faccio sentire, vedere il servizio dove ha visto ieri la presentazione dell'idea per Trieste con
le parole di Cazón e anche dello stesso Di Piazza. Dottore Quagliariello l'ha voluto come alternativa al renzismo. Siamo un'alternativa al renzismo. Con queste parole Roberto Cazón ha aperto stamane la presentazione del Movimento Idea, soggetto politico fondato lo scorso novembre dal senatore Gaetano Quagliariello e che da oggi scende in campo anche a Trieste, in una città quindi, ma anche in una regione, dove i fedelissimi del Premier governano ai massimi livelli. Idea è l'acronimo di Identità e Azione. Identità perché dobbiamo salvaguardare la nostra identità messa in discussione ogni giorno da questi governi della sinistra, e azione perché tutti quanti noi abbiamo il dovere di agire, di fare qualcosa per migliorare la vita delle persone ad ogni livello. Alle amministrative del 5 giugno prossimo il Movimento Idea sosterrà la candidatura a sindaco di Roberto Di Piazza. Appoggiamo il candidato Roberto Di Piazza, crediamo in questa persona perché ha dimostrato capacità e competenza. In occasione di questo debutto sulla scena politica cittadina non verrà presentata una lista di candidati del Movimento Idea al Consiglio Comunale. Idea non presenta una lista, di liste ce ne sono già molte e abbiamo intenzione di sostenere la coalizione di centrodestra, di relazionarci con loro e di organizzare incontri tematici sul territorio e parlare praticamente con la gente dei vari temi cari alla città. Roberto Di Piazza ha espresso grande apprezzamento per il sostegno alla sua candidatura, sottolineando il rapporto di conoscenza personale con il senatore Quagliariello. Gaetano è una persona straordinaria, veramente potrebbe essere qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di nuovo, il fiorentino ci ha stancato credo a tutti con le sue bugie, perché racconta ormai delle bugie, finirà male proprio sul conto economico, perché cadrà proprio sul conto economico, sulla mancanza di lavoro, su come stanno trattando questo nostro povero paese. E già nelle parole che compongono l'acronimo IDEA, Di Piazza trova una sua perfetta descrizione. Identità, i miei valori li sapete tutti, sono la famiglia, la patria, il lavoro, il senso civico, l'educazione civica. Azione, naturalmente sapete che sono il sindaco del fare, per cui mi identifico molto. Grazie a questi amici, mi sembra che la città si sta muovendo, c'è una gran voglia di cambiamento. Abbiamo assistito alla demanializzazione del porto. Avete sentito le parole anche del candidato unitario del centrodestra, Roberto Di Piazza, che forse tanto unitario non sarà, poiché c'è chi in questo caso, diciamo storicamente appartenente alla coalizione di centrodestra, potrebbe staccarsi. Allora approfitto del titolo del giornale per lanciarvi il prossimo servizio. Di Piazza non scalda l'altro centrodestra, l'apertura della coalizione accolta con gelo e ironia da Bandelli, Rovis e Menia, a giorni il varo della candidatura alternativa. Allora sentiamo le parole proprio di Paolo Rovis riguardo a questo strappo fra lo stesso Rovis, Bandelli, Rosolen e Menia e Di Piazza con la fucina alle spalle. La nostra coalizione è aperta a tutte le persone che vogliono entrare col loro simbolo e correre al fianco del candidato sindaco con la coalizione di centrodestra per portare a casa il risultato. Porte aperte della coalizione di centrodestra anche ad altre liste e quindi anche agli esclusi eccellenti di centrodestra, Franco Bandelli, Paolo Rovis, Alessia Rosolen, che con Trieste Popolare e un'altra Trieste dovevano entrare già da subito all'interno della coalizione. Poi però non è stato così. Rovis oggi, a nome del trio, commenta così. Beh, è una cosa che hai detto anche prima, salvo però poi non mandarci gli inviti. Allora dirlo dopo lascia un po' il tempo che trova. Ecco. Insomma, in casa Trieste Popolare e un'altra Trieste non tira aria di pacificazione e quell'ipotesi del 14° candidato a sindaco potrebbe diventare presto quanto mai concreta. Ma noi la settimana prossima abbiamo una riunione con i nostri rispettivi direttivi, Trieste Popolare e un'altra Trieste, dove prenderemo appunto le decisioni su come arrivare a queste amministrative fra qualche mese. È una decisione che prenderemo collegialmente con i nostri iscritti, con i nostri eletti, con le nostre persone, quindi valuteremo il da farsi. Per quanto riguarda la conferenza di ieri, abbiamo avuto un'impressione che non è così positiva, ci è sembrata una conferenza, una coalizione improntata sulla nostalgia, lo slogan era soprattutto Trieste, ma a noi è sembrato un soprattutto naftalina. Ecco, noi vorremmo invece, abbiamo in mente un centrodestra diverso, un centrodestra che innova, un
un centrodestra che porta avanti progettualità vere per questa città. Vedremo se ci si potrà ritrovare su questi temi, su questi punti, e quindi lo valuteremo settimana prossima. E sempre per quanto riguarda la politica, la lista Startup Trieste, Ristoratori e Soprano al fianco di Carini, un articolo del Piccolo di quest'oggi, dunque si vanno a delineare anche gli altri personaggi, le altre personalità che faranno parte della lista di Carini, che dunque con la sua lista, con la sua startup Trieste si affaccia alle prossime comunali. Cambiamo argomento, all'asta il Palazzo Fantasma di inizi Novecento, in vendita Palazzo Artelli in via dell'Università, vetrina a Cannes per i 5 piani di marmi e stucchi, prezzo top secret. Qua ci sono le foto sia interne che esterne dello stesso palazzo. Vediamo di ingrandire un po', anche se dopo ne risentirà la qualità delle foto, giusto diamo uno sguardo più approfondito a queste immagini. A sinistra le colonne e i decori in stile bizantino all'interno di una delle sale di Palazzo Artelli. In alto invece questa foto, la fontana installata nell'atrio. Poi il soffitto, il basso monumentale ingresso dell'edificio in via dell'Università. A sinistra il soffitto riccamente decorato in una delle tante sale. Dunque da una parte la foto alla vostra sinistra, il soffitto, alla vostra destra invece l'ingresso con le colonne e il portone. Questa invece è una veduta esterna, l'impalcatura che da anni ingabbia la facciata principale di Palazzo Artelli in via dell'Università, di fronte all'ingresso di Villa Necker. Mentre ancora per quanto riguarda gli interni, la scalinata in legno che porta a una delle grandi sale dell'edificio, insomma un palazzo di prestigio molto molto bello, oltre a essere anche chiaramente un edificio che ha, ha fatto parlare di sé, vedere dei propri interni anche a Cannes. Questi gli ambienti eclettici, gli affreschi sono firmati da Eugenio Scomparini, mentre Piero Lucano ha realizzato molte delle decorazioni in stile bizantino che avete potuto vedere soltanto in parte attraverso queste, dunque, queste fotografie. 7:40, nuova pausa pubblicitaria, ritorniamo fra poco, saremo in compagnia di Marco Prelz di Stop Prima Trieste, fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia, come annunciato, di Marco Prelz del gruppo, movimento, come lo possiamo definire, una lista civica? Lista civica. Stop Prima Trieste, buongiorno. Buongiorno Trieste, buongiorno. Buongiorno a tutti, dunque anche da Marco Prelz, che in questi ultimi giorni è molto attivo sul fronte diciamo politico, più che altro dal punto di vista chiaramente dell'interesse nei confronti della città, in diversi ambienti, perché Prelz presente, ti do del tu, facciamo sì prima. Come no, come domenica, tranquillo, mi hai anche regalato l'uovo di Pasqua, quindi beh, certo. Posso in anticipo, esatto, eri presente sia alla presentazione, ho usato sempre lo stesso termine, di Roberto Di Piazza, quale candidato di coalizione di centrodestra, che anche ieri a un incontro fra il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia e Fare Ambiente, che hanno dato vita a un comitato congiunto che affronterà i temi della sicurezza, sia intesa come tutela della persona che come sicurezza ambientale, e quindi certo, anche della tutela della salute, a fianco anche a un gruppo Facebook di alcune donne che hanno aperto queste iniziative, sono già un migliaio le iscritte. Sì. Proprio riguardo alla salvaguardia della loro persona. Da dove iniziamo? Da SAP? Sì, facciamo da SAP. Ok, allora iniziando con questo, vi facciamo sentire il servizio proprio relativo a questo incontro di ieri, in modo tale da far capire un po' a tutti di che cosa stiamo parlando, e poi lo commentiamo.
Un tema, quello della sicurezza, affrontato in maniera più generica. È stato al centro di un convegno questa mattina da parte di Fare Ambiente e del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, la sicurezza intesa come ambientale ma anche come tutela delle persone e delle cose. Una sinergia fra le due realtà che ha come obiettivo la tutela delle persone e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, un anello di congiunzione fra le istituzioni e tutti coloro i quali sentono l'esigenza di far sentire la propria voce. Abbiamo voluto fare questo incontro proprio con il binomio ambiente e sicurezza, e quindi vogliamo sostanzialmente sensibilizzare tutti gli enti pubblici e anche in genere comunque la popolazione su queste tematiche e poi insieme proporre anche delle soluzioni o comunque dialogare con quello spirito che è proprio della sussidiarietà. Un dialogo tra associazioni, tra il mio sindacato appunto di polizia e qualsiasi cittadino che vorrà appunto parlare di temi che riguardano appunto l'ambiente ma anche la sicurezza, che appunto trovano in questo comitato diciamo un anello di congiunzione forse con gli enti e con la politica. Accanto al SAP e Far Ambiente anche un gruppo Facebook organizzato da alcune donne proprio per far fronte a certe problematiche quotidiane. Ho formato questo gruppo dopo che ho avuto delle segnalazioni da parte di amiche di cose spiacevoli che sono successe, non so, sugli autobus, soprattutto la 10 che è quella più piena diciamo, e in giro per città anche di sera quando la gente finisce di lavorare ha veramente, soprattutto le donne hanno veramente paura a girare da sole perché ci sono questi gruppetti che comunque insidiano un po' le persone. Ecco, quindi nasce anche chiaramente dalla gente la volontà di avere un punto di riferimento. Certo, certo. Allora, ieri siamo stati appunto a questa bellissima iniziativa di Fare Ambiente e il Sindacato Autonomo di Polizia e appunto questo comitato donne che è nato da poco. Le donne, la libertà delle donne a Trieste. La libertà delle donne di Lorena Loi, mi sembra, no? Sì. E hanno già un numero cospicuo di iscritti, mi pare 1200-1300 persone. È un problema, diciamo, molto, che tocca molto le donne, soprattutto sui mezzi degli autobus. Ci sono donne che hanno segnalato che sono importunate da cittadini purtroppo richiedenti asilo, e soprattutto sulla linea 10, no? Un autobus che comunque è molto frequentata da queste persone che si recano appunto alla mensa di Via dell'Istria. E, ovvio, una parte, come sempre, una parte politica dice che tutto questo non esiste, e invece, ahimè, se questa pagina ha avuto un grande seguito e soprattutto un grande numero di iscritte, evidentemente è un problema molto sentito. Noi perché eravamo ieri presenti? Perché penso che sono due tematiche molto importanti che toccano e interessano a molti cittadini, l'ambiente e la sicurezza. Sull'ambiente possiamo toccare un tasto che per mesi adesso sta andando avanti, soprattutto la ferriera. Certo. Ecco, sulla ferriera ovviamente è un tasto dolente che tutti i cittadini si stanno lamentando perché i parametri non sono rispettati, stiamo andando oltre i parametri. E diciamo una cosa, che comunque io penso che l'area a caldo nei prossimi anni verrà comunque chiusa perché appunto sappiamo benissimo che i cinesi producono milioni di tonnellate di ghisa, no? E quando sarà sospeso l'antidumping appunto della comunità europea, io penso che il mercato cinese distruggerà il mercato italiano, quindi Arvedi dovrà sicuramente rivedere tutto ciò. E per quanto riguarda la sicurezza, anche il Sindacato Autonomo di Polizia lo sottolinea da tanto tempo, anche con Gianni Tonelli, loro grande segretario nazionale, che no, non dimentichiamo sta facendo un sciopero della fame da mesi ormai, sì. E quindi ci sono tante problematiche soprattutto sulla sicurezza. La polizia non ha mezzi, la polizia è sotto organico, e anche la polizia municipale, non dimentichiamo che Sluga ieri lo ha sottolineato, non ci sono assunzioni, non ci sono nuovi bandi di concorso, mi pare dal 2004 l'ultimo bando di concorso. L'età sta avanzando per tutti e quindi sarebbe un attimino da rivedere anche tutto ciò. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. C'è nessuno? Buongiorno. 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 Buongiorno, prego. Allora, io volevo parlare sempre sul tema della sicurezza. Sì. Allora, sono dell'associazione Amianto. Sì. Allora, sono d'accordo per la ferriera, sono d'accordo, diciamo,
la fabbrica macchine, tutte quei cantieri del Monfalcone, tutte queste cose qua. Però adesso hanno tirato fuori la storia delle trivellazioni. Sì. Io ho lavorato anche delle trivellazioni, delle trivelle praticamente, quelle che estraggono petrolio anche dal mare, quelle cose là, e non ho trovato nessun problema, no, sulle trivellazioni. Mm. Invece i problemi ci sono sui cantieri di Monfalcone, sul diciamo la ferriera, su tante altre cose, i quali adesso abbiamo visto anche che gli esposti all'amianto sono moltiplicati e sono purtroppo morti anche di più, no? Sì, sì, sì. Ecco, questo qua è un tema che bisognerebbe approfondire. Ma io l'ho toccato. Io ho trovato oggi, ieri su Facebook, che parlavano molto di queste trivellazioni. Le trivellazioni, io sono stato, ho lavorato anche sulle trivellazioni, non sono pericolose. No, sono pericolose invece, come pericolosi per i portuali, per quelli che lavoravano nei cantieri in Monfalcone, come la ferriera, come quelle cose là. E quelle cose sono un po' trascurate perché la notizia è che i morti dell'amianto sono di certo, più. Certo, io l'ho toccato certo. Questo. Grazie per averlo, l'averlo ovviamente evidenziato e portato alla ribalta, sì. Un argomento che avete trattato. Abbiamo trattato anche questo argomento qua e abbiamo fatto anche un articolo su Trieste prima, appunto che toccava appunto il problema amianto. E da tempo che chiediamo insieme a tante altre persone, altri tanti cittadini, uno sportello amianto proprio a Catinara, perché ci sono tante persone che hanno questo problema, hanno avuto parenti che purtroppo per colpa dell'amianto non ci sono più, è una tematica importante e ha ragione il spettatore perché evidentemente non ci sono solo problemi di trivellazione, qui si tratta anche proprio della salute di tutti noi. Quindi è un tema importante, un tema che comunque la lista civica Stop Prima Trieste lo ha anche sottolineato proprio Roberto Di Piazza. Queste sono tematiche che andranno affrontate sicuramente. Noi sicuramente alle prossime amministrative, se verremo eletti, porteremo queste tematiche perché mi sembra doveroso verso tutte le persone che hanno toccato con mano questo grande problema. Assolutamente. Poi l'altro, diciamo, l'altra tua presenza nei giorni scorsi era alla presentazione della coalizione di centrodestra con il candidato unitario a sindaco Roberto Di Piazza. Voi parteciperete come Stop Prima Trieste proprio, diciamo, in sostegno, no, di Di Piazza? Sì, saremo in sostegno, come ha detto anche Roberto. Ovviamente la coalizione all'inizio è stata presentata con la famosa fucina, sì. Quindi tre partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, e ovviamente la lista Di Piazza. Ma è aperta a tutti e, come lo ha ribadito lui, i simboli con il proprio simbolo, quindi liste civiche e partiti che si vogliono unire a questo. Più siamo, meglio è, dobbiamo fare una squadra forte, compatta, soprattutto dimostrare che in questo momento difficile per la nostra città al primo posto devono essere i cittadini e la città, e poi parlare di seggiole. Inutile parlare di seggiole prima. E dobbiamo parlare di tematiche molto più importanti, quindi sicuramente noi saremo a fianco di Roberto Di Piazza e saremo a fianco soprattutto di Pierpaolo Roberti, che ci è stato molto vicino e lo ha proprio ribaduto anche sulla stampa, appunto, che ci vuole al suo fianco. Quindi le tematiche sono le stesse, anche noi battiamo su, appunto, degrado della città, più sicurezza per la città, un sostegno al reddito che va rivisto, perché il sostegno al reddito secondo noi è stato fatto con dei parametri completamente sbagliati. 24 mesi di quindi residenza. 24 mesi, sì, l'ho toccato proprio anche venerdì sera a Ring. Secondo me i parametri sono sbagliati, perché i 24 mesi di residenza e i 6.000 euro lordi di ISEE danno modo che, secondo noi, il numero più alto di domande vengono accolte proprio da cittadini stranieri, e quindi andiamo di nuovo a colpire sempre gli italiani che purtroppo rimangono fuori di questo. La nostra proposta è portare a 5 anni di residenza
e alzare l'ISEE almeno a 10.000 euro. Ecco, ci sono altre regioni, altri adesso comuni che l'hanno fatto. A 6.000 lordi. 6.000 lordi. Ci sono altri comuni e regioni che l'hanno fatto e mi sembra doveroso fare anche questo. Ovviamente, bisognerà vedere il bilancio che lascia la giunta uscente. Perché è importante anche quello, vedere se il bilancio è a posto. Non dimentichiamo che siamo stati più volte attaccati, che l'ultima giunta di piazza ha lasciato dei buchi enormi. Non dimentichiamo che Cosolini ha trovato nelle casse del comune 10 milioni di euro, quindi ha lasciato un bilancio inattivo e non in passivo, come tanti dicono. E oltre a questo, però, come si legge anche dal giornale, ma abbiamo fatto sentire prima proprio in diretta, ci sono all'interno del centrodestra ci sono alcune piccole fratture, prendono il nome soprattutto di un'altra Trieste Popolare, Triestini d'Italia, adesso non mi ricordo più, il partito di Menia, sì. E dunque, insomma, che fine fanno questi partiti e questi consiglieri, che comunque fino a qualche settimana fa erano quelli che probabilmente con più foga chiedevano a Di Piazza di candidarsi, e adesso pare un po' l'assurdità che siano quelli che si allontanano dalla politica. Sì, è vero, loro sono stati promotori proprio dell'ascesa in campo di Roberto Di Piazza. Loro hanno iniziato a dire a Roberto: devi tornare, dobbiamo riprenderci la nostra città, sei l'unica persona che può traghettare questi 5 anni che sono stati governati male da Cosolini, e quindi questo passo indietro ci fa pensare, perché lo abbiamo già vissuto nel 2011. Nel 2011 abbiamo già visto un film che, ahimè, poi ha portato la vittoria di Cosolini. E questa spaccatura noi speriamo che venga rimessa a posto, perché servono anche queste persone che sicuramente hanno una grande esperienza politica alle spalle. Non dimentichiamo anche la Rosolin, che secondo me è stato un assessore al lavoro bravo, ha lavorato, è una ragazza competente, ha lavorato molto bene. Quindi io mi auguro che si possa ricucire questa spaccatura tra questi movimenti, perché ovviamente fa male al centrodestra, ma fa male ai cittadini e soprattutto a Trieste. Non fa neanche, come dire, non dà neanche quell'immagine, no, che comunque c'è bisogno per far capire che l'obiettivo è uno e che i personalismi non contano, no? Sai cos'è? Purtroppo, Bernardo, stiamo vivendo questo in tutte le parti d'Italia. Stiamo vedendo Roma, stiamo vedendo Torino, stiamo vedendo altre realtà. E purtroppo la politica continua a sbagliare. La politica dimostra al cittadino che ci sono delle frizioni interne ai partiti, ma questo lo dimostra dalla parte del centro-sinistra, dalla parte del centro-destra. C'è una spaccatura. Tutti vogliono essere, hanno manie di protagonismo, ed è sbagliato. Dobbiamo mettere da parte questo, dobbiamo portare dei programmi, e soprattutto i programmi per far crescere la nostra città. Quindi io direi di mettere da parte il passato, anche perché ti dirò, ci sono state anche delle frizioni tra Menia e Bandelli a suo tempo, quando Bandelli era assessore. Quindi se riesci a ricucire questo, penso che ci sia anche la possibilità di ricucire con Roberto Di Piazza e con tutta la coalizione che in appoggio a Roberto Di Piazza. Ecco, il partito si chiama Italiani di Trieste. Sì, Italiani di Trieste. Giusto per errata corrige. Pubblicità, ritorniamo fra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta in compagnia di Marco Prelz della lista civica Stop Prima Trieste. Allora, aspetto ancora un attimo il segnale dalla regia, ma volevo farti sentire un estratto della puntata di Ring di venerdì sera. Sì. Fra l'altro eri presente proprio in studio, un passaggio dove la presidente della provincia, Maria Teresa Bassaporopat, ha confermato che ci sono delle valutazioni assieme al prefetto sulla possibilità di nuovi punti anche interni alla città, anche se si parla poi di un territorio più vasto, certo, di un'area più vasta, ma è possibilista sulla nuova collocazione di posti già presenti come ex caserme o quant'altro per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Allora,
Sentiamo un piccolo estratto della puntata di venerdì sera con un finale particolare proprio di questo estratto. Sentiamo. Credo che la carenza sia più di tipo organizzativo, no? Cioè sicuramente, prima a dire, insomma, il silos, ma indecoroso, mi permetto di dire, prima che per la città, per chi ci viveva, certo, insomma, condizioni di vita inaccettabili. Allora è chiaro che quella era una situazione di urgenza ed emergenza. Anche col prefetto adesso si stanno esaminando soluzioni alternative, anche perché dovremmo programmare, indipendentemente da chi sarà il sindaco domani, ovviamente che questa accoglienza non è un'emergenza né dell'oggi né del domani, anzi, no, probabilmente, e quindi quale può essere? Andiamo verso prima, ma individuare quindi grossi dei centri, per forza, attenzione, quindi per forza grossi, attenzione, centri, cioè, ma o grossi centri per le operazioni, diciamo così, di selezione che sono assolutamente indispensabili, e dopodiché io penso a una distribuzione diffusa sul territorio, ma secondo ma me forse non sarà più sostenibile se i numeri sono questi o continuano a crescere, sarà, non sarà più sostenibile, che secondo me, che un comune dica io non li voglio. Beh, ma questo lo deve fare la Serracchiani, e questo è un problema, questo, ho detto, della regione, numero 2 di governo, governatrice regione Firenze Giulia, deve imporlo. Renti, a un certo momento, o diciamo così, quantomeno i comuni, che trovando una soluzione tale per cui questo numero, che non è esorbitante, anche se a noi sembra esorbitante in questo momento, possa essere distribuito equamente, proporzionalmente su tutto il territorio regionale. Però mi conferma, con il prefetto state cercando dei siti? Stiamo lavorando in questo, oltre a quello che si è già detto sugli hub, Trieste, sì. Muggia? No, adesso sul territorio. Via Cumano no. Roiano, che sono quelli che sono... No. No, no comment. No comment, ma no. In campeggio a Lignano? No. Come sei al finale? Che, diciamo, noi sorridiamo, poi l'argomento chiaramente è più serio di quello che, certo, che può trasparire dalla nostra ilarità. Sperando chiaramente che neanche il campeggio di Lignano possa essere come in qualche modo interessato, anche perché dopo là ci sarebbe un aggravio al turismo, visto che Lignano Sabbiadoro vive fondamentalmente solo di quello, di turismo e dei servizi che propone il comune. Però tornando in ambito provinciale, tornano in qualche modo così al centro dell'attenzione, quindi le grandi ex caserme o i grandi, comunque, le grandi strutture che possono essere anche non caserme, ma magari edifici abbandonati o edifici in disuso? Eh sì, guarda, io proprio l'altra settimana dei miei collaboratori sono andati proprio nel rione della zona di Via Cumano a portare dei volantini proprio sulla nostra lista civica, e ci segnalano che hanno paura perché hanno visto dei movimenti, hanno visto che comunque qualcosa sta accadendo, e questo è successo anche nella caserma di Roiano della ex Polmare, e quindi non l'altra caserma come aveva detto il comune, ma la Polmare, perché ci sono due caserme, sì, quindi attaccate. L'ex stradale e la Polmare, e qui si parla della caserma della Polmare. È ovvio che ci avviciniamo a primavera, è ovvio che tutti leggiamo i giornali, le chiusure anche della Macedonia porteranno la rotta tra la Grecia e l'Albania, e abbiamo paura proprio dall'Albania che ci possono arrivare nuovi arrivi. Non dimentichiamo che negli anni 90 proprio dall'Albania sono arrivati tantissimi albanesi. Questa volta non saranno cittadini albanesi, saranno cittadini di altre etnie. Però è un grosso problema, è ovvio che loro stanno cercando delle strutture per non trovarsi la mattina con 3.000-4.000 arrivi, però il discorso è sempre quello, la Serracchiani ha la possibilità, visto che è numero 2 di governo, di trovare un altro piano. Ci sono 217 comuni in regione, lo ripeto, o fanno tutti accoglienza o nessuno, non può prendersi ad accogliarsi tutto Trieste o tutto Gorizia, è impossibile, ma non è neanche rispettoso verso i nostri concittadini, ecco. È un po' quello che si era già verificato anche a Valmaura, poi con la creazione di quel punto di accoglienza che è, ormai volgarmente si chiama semplicemente Rio Primario. Certo.
Anche in quel caso raccolta di firme, anche la Lega presente sul posto, chiaramente attenzione da parte dei residenti. È una zona comunque molto, molto abitata, quella di via Rossi, certo, via Valmaura stessa, certo, eccetera. È leggermente defilato poiché dietro la risiera, ma questo non toglie, ciò non toglie che comunque poi lo spostamento delle persone fa sì che comunque la presenza di chi poi è stato accolto in quella caserma era evidenziata. E non che sia un male, per l'amor del cielo, ma alcuni hanno paura. Poi si sentiva anche prima attraverso il servizio della signora Loi, che ha detto sulla 10, sulla linea 10 ci sono sempre un po' di difficoltà, forse questo ha anche in qualche modo impensierito certi cittadini. Non che sia, ripeto, non che sia una colpa, non sto assolutamente dando nessun tipo di responsabilità nei confronti di tutti gli extracomunitari. No, assolutamente, perché, nessuno, insomma, nessuno non vuole si puntare. Parla di, però ognuno poi solleva la problematica che riscontra nella propria rione, certo, nella propria abitazione, certo, nel proprio, certo, condominio. Quante, certo, liti di condominio siamo, certo, abituati, no, a... Ma diciamo che andrebbero di più controllati proprio sul territorio. Diciamo che dalla parte della Caritas sono gestiti molto bene, dalla parte di ICS, ahimè, da come mi viene detto, sono molto lasciati liberi sul territorio. Io non dico di controllarli, ammanettarli o portarli in gabbia, perché assolutamente no, lungi da me dire questo, poi sarei sicuramente attaccato perché sarei razzista, però bisogna controllarli. Diciamo che sono persone che arrivano da altre situazioni, da altre culture, non sono preparati alla nostra cultura, alla nostra... ovviamente se vedono una ragazza vestita in minigonna hanno delle reazioni completamente diverse da quelle nostre, le ragazze si sentono magari gli occhi addosso. È una cosa che secondo me questa va evitata. Se noi vogliamo un domani un'integrazione, intanto devi insegnare a queste persone a integrarsi nel nostro paese, perché non dimentichiamo, loro sono ospiti di questo paese, non siamo ospiti noi, e quindi l'integrazione deve essere fatta da chi dà accoglienza. In questo caso ICS e Caritas devono essere, diciamo, quelli che devono dare questo contributo affinché non succedano fatti di questo genere. E l'altra cosa che la Basso Paura, vedi, si smentisce con il comune oggi dice che siamo arrivati di nuovo a un numero molto importante, soprattutto di Valmaura, come dicevi tu prima, è di nuovo pieno e sembra che 100 persone verranno spostate da Trieste. Quindi vedi, si smentiscono tra regione, province, comune, non vanno d'accordo neanche tra loro. Non dimentichiamo che sono tutti del Partito Democratico, quindi vedi che le spaccature non ci sono solo nel centrodestra, ma ci sono anche le spaccature dentro appunto la coalizione Partito Democratico o SEL o quant'altro. E attorno a gravità, attorno alla sinistra. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Io ho chiamato già ieri, no, per segnalare una cosa che è successa alla famiglia di mia figlia, che sono in quattro con due bambini, lavorano tutti in salita di Contovello in una casetta in affitto, diciamo un po' datata probabilmente, ed è già da parecchi giorni che loro hanno scoperto un forte odore di gas, hanno chiamato la CEGAS e la CEGAS ha appurato che il gas non dipende dalla loro abitazione ma dipende dalla rete, no, diciamo, e hanno bloccato e hanno chiuso il gas praticamente. Però è finito lì, cioè loro si trovano senza gas, quindi una cosa serissima, no? Nessuno ha detto né quando verranno a fare, probabilmente lì ci sono quegli allacciamenti di tantissimi anni fa dove mai nessuno poi ci mette la mano, no? E questa cosa. Però dico, poi è intervenuto un signore che ha detto chiaramente che anche lui è capitato una cosa del genere, no? Che però ci ha messo un sacco di tempo prima di poter avere un servizio, cioè prima di potergli avere il gas, che non è una cosa da niente in una casa con due bambini, ma indifferente, in qualsiasi casa, io dico, certo, no? Certo.
Cioè, io telefono solo per protestare. Perché, no, beh, ha fatto perché bene. Perché dico, io non so, io scommetto, e qua non dovrei stare zitta, ma io scommetto che se una cosa del genere succede a qualche uno dei nostri governanti, o capataz, come diciamo noi, no? In due giorni loro gli arci l'hanno sicuramente, no? Mm-hmm. Allora, uno che cavolo deve fare? Esatto. Allora, la politica di un comune deve guardare anche questo. Perché questi sono i bisogni principali, essenziali dei cittadini. E invece ti abbandonano. Sono praticamente abbandonati. Giusto. Ecco, scusi, voi siete molto in gamba, lei è una persona in gambissima, il signore non lo conosco, la prima volta che lo vedo. Comunque, ecco, mi scusi, ha fatto però bene. Dico, è una cosa che fa schifo, no? Ha ragione. Eccoci, una delle tante. Molto molto grave, secondo me. Bene, mi scusi tanto. Grazie, grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Ecco, allora, a questo punto, a seguito di una telefonata di questo tipo, no? Allora, io che sono una persona che di politica non capisce niente, va bene? Poniamone questi termini. Sì. Io mi domando, cosa ci vuole ad alzare il telefono, indifferente chi, adesso non voglio dar colpi al sindaco, certo. A prescindere dai colori, può esserci ma abbiamo anche consiglieri rosso, comunali, verde, nero, giallo, bianco. Anche io dico, cosa comunali. Ci vuole ad alzare il telefono, a dire c'è un problema di gas, mandare una squadra di 3-4 persone anche la domenica a ripararlo, si mettono là 7 ore, paghi lo straordinario, li paghi la domenica, ma risolvi un problema a un'utenza, anche è vero. Vai a interrompere un servizio fondamentale, il gas, in una casa con dei bambini, ma soprattutto queste persone poi, a fronte del fatto che la bolletta del gas si paga sul consumo, comunque i costi fissi di una bolletta li pagheranno lo stesso, comunque, quindi ammortizzati sul totale dei giorni, se su 30 giorni di un mese io ho una bolletta che va a consumo, in base a quanto consumo, ma ha un fisso imponibile che è dato dalle utenze, dalle tasse, eccetera, io a questo punto quelle tasse non le pagherei. Assolutamente. Non dico che lo sto facendo. Perché non mi pare corretto. Sono d'accordo. Diciamo che la politica, come la vedo io, ma come la vedi tu, come la vedono tanti, deve essere diversa dalla politica attuale. Devi essere vicino ai cittadini di ogni problematica. Io non dico che vada lì l'assessore, il sindaco, il vice sindaco, però abbiamo tantissimi consiglieri non seduti in comune che hanno ovviamente i mezzi per riuscire a risolvere i problemi dei cittadini. Questo deve fare la politica. Poi non possiamo lamentarci che la gente non va più a votare. La gente non va più a votare perché c'è un distacco enorme tra politica e ovviamente cittadini. Non dimentichiamo che prima di far politica siamo dei cittadini che poi decidono di scendere in campo e far politica perché hai senso civico, perché vuoi cambiare le cose, vuoi dare una città diversa alla gente, ma anche a te stesso, perché sei un cittadino di quella città. Quindi è assurdo sentire queste telefonate. Quindi è inutile dire dopo va tutto bene, la politica risponde bene, la città è pulita, la città ha tutti i servizi e nessuno si lamenta e abbiamo un'oasi felice. Non è vero, perché stiamo vedendo anche tramite Tele4, che secondo me ha fatto un servizio enorme, perché soprattutto Ring, Sveglia Trieste, state facendo tantissimo, e io direi che metà di voi dovrebbero andare in giunta, perché, ma sì, perché posso dire che non esiste vedere che una Bosazzi, assessore alla cultura, io direi che Ferdinando, sindaco, vice sindaco, mettiamo te e mettiamo assessore allo sport, vedo che ti vedo ancora fisicamente bello asciutto, però ecco, diciamo che non è possibile che delle trasmissioni televisive devono intervenire. Abbiamo visto più casi proprio a Ring di persone disperate, abbiamo letto messaggi di persone che vogliono togliersi la vita, ma non esiste, deve essere un collante, qualche consigliere deve far da collante con le politiche sociali, deve portare dalla Laura Famulari, non è proprio far vedere che sono aperti, ti ospitano, anche gli assistenti sociali ti aprono la porta e hai possibilità di entrare lì e non ci sono problemi. Non è vero, tutto ciò, le persone che vivono il quotidiano, i cittadini che vivono il quotidiano, lo sanno benissimo che non è così. Quindi va cambiata questa politica. Abbiamo un'altra, chiedo scusa, telefonata, pronto, buongiorno. C'è nessuno? Sento un sottofondo di mare, forse qualcuno ci chiama da Barcola. Pronto? Come non detto, vabbè, niente, forse abbiamo avuto un po' di interferenze.
a fronte di questa telefonata. Magari la recuperiamo. No, scusami se mi scaldo, però è un argomento, una tematica che mi tocca, perché ogni giorno vedo delle persone che mi fermano, mi dicono che le cose non vanno bene. E quindi il sociale, secondo me, è una cosa fondamentale, devi essere vicino alle persone. Sentire che questa famiglia con due bambini, e per fortuna fa caldo, e per fortuna andiamo verso il caldo, succedeva questo a novembre e dicembre, ma siamo fuori di testa. Allora, pronto? Vediamo se c'è qualcuno in linea, sentiamo più che vediamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Volevo dire, ma le cose sono abbastanza semplici. Se nel caso... Sì, prego, prego, la sentiamo. No, se nel caso che stiamo esaminando in questo momento ci fosse nel contratto di fornitura delle clausole di negative, nel senso che l'azienda in caso di non erogazione ha deve sborsare dei soldi, deve scontare dei prezzi, eccetera, le cose sarebbero immediatamente risolte. Il problema è che chi stende il contratto è concusso con chi è il fornitore, questo è il problema. Cioè il comune non ha la forza di mettersi in contrapposizione con l'azienda a cui affida il servizio. E questo è un esempio, poi ci sono tanti altri esempi simili, per cui noi siamo sempre in una situazione di debolezza. Finché non si risolve questo problema, la situazione non cambierà mai, la stessa anche con i telefoni, eccetera, che sono su questo. Grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie, cosa ne pensano? Abbiamo un minuto, poi la pubblicità. Ma io ne penso che comunque sì, ovviamente il fornitore e il comune magari non, però il comune ha altri mezzi di sostegno per aiutare queste persone, quindi non dobbiamo sempre fermarci a sta burocrazia sul contratto, su quello che c'è scritto o sulla postiglia di un contratto, dobbiamo andare oltre. Il comune dovrebbe innanzitutto sentire questa famiglia, sentire l'esigenza di questa famiglia e risolvere in questo momento, e poi porsi magari in mezzo tra ovviamente la famiglia e il contratto, non so con chi hanno fatto il contratto, e sentire questo, se c'è l'ARA, c'è la CEGAS, il comune ha i mezzi per sentire la CEGAS, e come che ha i mezzi? Ci sono tanti che sono in consiglio, non della CEGAS, quindi sono delle partecipate, quindi hanno i mezzi, se vogliono tutto si può fare, basta avere la volontà di farlo. Bene, pubblicità, sono le 8:20, ritorniamo fra poco. Rieccoci dunque in diretta con la Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia di Marco Prelz della lista civica Stop Prima Trieste. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno qua. Immancabile. Buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto buoni ovi a tutti. Buoni ovi anche a lei. Buongiorno. Ecco, volevo dire, sì, interessantissimo quel che ha detto il signor prima, cioè l'ERA, la CEGA, stesso cose multinazionali, sono delle potenze, no? Sì. Cioè fargli causa per la disattesa del contratto, roba del genere, è problematico anche per quel che ha detto lo stesso Di Piazza. Di Piazza ha detto la prima roba che mi farò è di mettere a posto la macchina del comune. Cioè lui che amministra tre comuni, cioè sa, bisogna mettere a posto la macchina del comune. Se carenza di organico, se persone che si in pensione, quadri che non c'è, che non si è completati, roba del genere, quindi c'è anche problematico da questo punto di vista. Quindi Di Piazza ha detto, prima di tutto guardo come che c'è la macchina e dopo la metto in moto, se la macchina funziona, funziona tutto, se puoi far causa, se puoi far questo, se puoi far quell'altro. Ma il problema mio non è questo, volevo dire al signor là che parla del sindaco, no, che parla i problemi dei sindaci dei Sosè, no? Allora, e volevo solo un momentino ricollegarmi, faccio subito, no? Sì, ecco, sì. Volevo solo completare questo discorso. Ieri il rappresentante dei 5 Stelle, parlando sempre su questa questione di Trieste, roba del genere, e che ha detto, in attesa delle, cioè, potrei anche ascoltare, in attesa delle decisioni dell'ONU, roba del genere, qua noi dovemmo governare. Dovevamo governare, e cioè dovevamo far funzionare. Allora mi ho detto, la guardi che lo statuto del territorio libero di Trieste, che si è allegato sesto del trattato di pace, dice che bisogna nominare un governatore. E dice che
e per il governo del territorio sarà previsto un governatore, un consiglio di governo e un'assemblea popolare eletta dal popolo del territorio libero di Trieste. Dopodiché, ecco questo, dopodiché era, diceva bisogna nominare un governatore e la polemica con il 5 Stelle. E il governatore dice, io non posso perché sono... Difatti l'articolo 11 della nomina del governatore dice il governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza dopo la consultazione con il governo jugoslavo italiano. Esso non dovrà essere cittadino né della Jugoslavia né dell'Italia. E attenzione, del territorio libero. Quindi adesso mi dico, allora, e dopo c'è una disposizione, no, che una circolare, che, no, che c'è dell'INPS, mandata, eccetera, che dici? Per poter essere valide nel territorio libero di Trieste, tutte le leggi italiane devono essere adattate ed estese, non potendo essere utilizzate tali e quali, in quanto si tratterebbe di una sovrapposizione illegittima dell'ordinamento di un altro Stato a quello esistente, garantito dal Trattato di pace e dalle comunità. Sì. Ora la domanda mia è questa. Se tutte queste disposizioni di legge è in attesa di, mi sapete dire che legittimità ga la legge italiana di nominare un sindaco? Certo. I sindaci in base a quale legge viene nominati sindaci? Se c'è tutto questo popò dell'ogidrio, se le leggi italiane non possono essere trasferite sul territorio libero di Trieste, con quale potere legislativo c'è 13 sindaci che corri in attesa di... Ecco, solo questo. Ecco, okay. Ringrazio. Grazie, buona giornata. Ed è un po' quello che è, quella che è la battaglia dei diversi gruppi indipendentisti, certo, a Trieste, cioè... con quale legittimità c'è la possibilità poi di questi candidati di concorrere al ruolo di sindaco di Trieste, laddove però il percorso lo ha fatto adesso il signor Bruno, ci sono ancora in approvazione e in esame dei documenti che dovrebbero attestare la sovranità di Trieste sul proprio territorio? Questa è una domanda un po' banale. Ma allora io diciamo che sono più per le province autonome, come diceva appunto anche Massimiliano Fedriga, noi in prospettiva 2018 ci sono tanti comuni che hanno guardato a questo, si potrebbe fare due province come Trento e Bolzano e anche a livello fiscale ovviamente Trieste andrebbe a guadagnarci parecchio, perché non dimentichiamo 25-26% potrebbe rimanere sul territorio e essere reinvestito e non mandare tutti i fondi a Roma. Ecco, questa è una cosa che è fattibile e potrebbe essere. Sul trattato di pace sono passati 70 anni, io dico che un'amministrazione basterebbe che faccia una cosa semplice, istituire dei comitati di quartiere e una volta al mese incontrare i comitati di quartiere e vedere tutte le problematiche, vedere magari se il programma che è stato detto per il quinquennio, ovviamente, che l'amministrazione va ad amministrare la città, hanno rispettato tutto oppure ci sono dei problemi, perché ovviamente abbiamo tutti gli occhi ma non abbiamo gli occhi su tutta la città. Certo. I nostri occhi possono essere anche le persone e soprattutto i cittadini, quindi i comitati di quartiere possono essere da tramite con l'amministrazione. Questo fino adesso non c'è stato e questo sarebbe bello che noi del centrodestra facessimo questo, ecco, un collegamento con i cittadini e fare i cittadini più partecipi a tutte le iniziative della parte amministrativa comunale. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Sergio. Buongiorno. Chiedo scusa, prima sentivo nel collegamento con la polizia municipale che ci sarà una processione da Montuzza a via Capitolina, per via Capitolina, però non ha specificato né l'orario né se sarà interessata alla sede stradale o se limiteranno il marciapiede, visto che quella è una strada a senso unico, non vorrei, visto che devo andare in quella zona, rimanere imbottigliato. Certo, certo. Allora guardi,
Fra poco ci faremo un nuovo collegamento con la sala operativa. Sì, infatti ho telefonato proprio in attesa che potesse fare questa domanda. Guardi, allora adesso rimbalzo questa sua telefonata alla regia che ci sta che chiaramente monitorando di poter quanto prima sì, perché quella purtroppo appena possibile, è una strada a senso unico, per cui non è neanche che si possa incollare da qualche parte. Benissimo, allora grazie, guardi, tante. Grazie a lei, resti in ascolto, fra poco sì, il nuovo collegamento, le chiederemo orario e quali sedi stradali saranno interessati ad eventuali modifiche. Bene, allora insomma la regia ha già capito tutto quello che dovrà fare. Dunque, oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato, riprendevo, e chiedo scusa se vado così rapido, la notizia che aveva accennato lei prima della pubblicità, cioè lo spostamento, 100 profughi trasferiti da Trieste. Sì. Si tratta di quelli di Valmaura? Di Valmaura, perché siamo arrivati di nuovo a numeri importanti a Valmaura e quindi il proprio sindaco chiede un trasferimento di queste persone qua. E questo dimostra appunto e smentisce 860 richiedenti asilo nell'ultimo report ufficiale. E smentisce quello che dice la Basso Porpa. Guarda, ieri sono andato a fare benzina al valico di Basovizza e addirittura lì ne ho visti 10 che arrivavano dal valico, mai visti, perché di solito vengono dal valico di Fernetti, e ne ho visti camminare parecchi. E a Udine mi sembra che ieri ci sono arrivati intorno a 1000-1500, dormono anche lì nei sottopassaggi. Quindi diciamo la rotta balcanica è pericolosa, quindi noi dobbiamo sicuramente potenziare i controlli, soprattutto sui valichi di frontiera. Abbiamo 54 km di confine, quindi non è vasto il nostro confine, quindi va controllato sicuramente. Ma la Serracchiani, secondo me, deve chiamare all'ordine tutti i sindaci dei 217 comuni e fare almeno un tentativo di piano di possibilità, se succede, come riuscire a salvare il salvabile, perché a questo punto è di salvare il salvabile. Io non vorrei che appunto tutto questo cadesse di nuovo su Trieste, anche se appunto sia Cosolini sia la Fabiana Martini dicono che assolutamente no, perché abbiamo già dato, o l'assessore Torrenti che ha detto Trieste ha già dato, ma Trieste ha già dato tanto e sta dando comunque tanto e continua a dare tanto. Quindi a questo punto altri comuni devono accogliarsi anche loro i richiedenti asilo, o se no va sospeso, va riveduto il tutto, perché così non si può andare avanti e rischiamo, ripeto, a primavera nuovi flussi, e cosa facciamo? Certo. Dove li sistemiamo? Non possiamo neanche metterli nel centro, come dici tu, di via Cumano. Andiamo a metterli in centro di via Cumano e là andiamo a creare una bidonville, comunque un ghetto. Loro hanno sempre parlato di non ghettizzare le zone, le aree. Era Muggia di ecco, non usare. Però andiamo così, vanno a ghettizzare. Oppure dove li mettiamo? In Porto Vecchio? Quindi la smanilizzazione del porto porterebbe a 20.000 abitazioni per cosa? Per creare un ghetto di richiedenti asilo? Ma se queste sono le prospettive future che il centrodestra dà ai cittadini, ahimè, guarda, ci lascia un attimino. Centrosinistra, scusa, ci lascia un attimino così perplessi. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, mi dispiace, sto intervenendo la seconda volta, ma purtroppo mi sono sentito tirato per i capelli. Sì. Prego. Il signore ha paragonato il trattato di pace a un comitato di quartiere. Lei è una persona nuova della politica. Le speranze nostre più anziani sono in voi, nuovi giovani politici. Dovete studiare le cose. Il discorso del trattato di pace che problematica di Trieste. Posso fermarlo un attimo? Posso fermarlo, signor Bruno? No, posso... la soluzione di tutti i problemi di Trieste. Voi dovete saperli al dettaglio, signor cose. Bruno. Non potete essere. Non sono signor Bruno, ma io lo apprezzo, signor Bruno. Ho capito. Dovete essere informati. Ma sono passati 70 anni, ma non è più facile. Ci sono le leggi Rocco ancora del fascismo. Ma non lo ha fatto nessuno. Ma se sono passati. Ma scusi. Ma mi scusi. È un trattato internazionale. Ma sì, ho capito. Ho capito. Ma scusi.
mi scusi, non è più facile. Non esiste senza il territorio libero, avete capito o no sta cosa? Cosa? Non esiste il porto internazionale franco di Trieste, non esiste se non esiste il TLT, perché fa parte delle stesse leggi. Questo è una cosa fondamentale. Se voi non lo riconoscete, dovete rimborsare tutti i soldi che sono stati non versati. Ma perché fino adesso non siete riusciti a fare nulla? Mi risponda a questa domanda. Sono passati 70 anni. Lei aspetta il territorio libero che venga fatto dalla politica attuale. Non è che dobbiamo fare, a parte che io non rappresento nessuno. Ma sono passati 70 anni. Andiamo avanti, guardiamo il futuro. Non interessi. Ma guardiamo il futuro. L'Italia sul territorio libero di Trieste. Ma io le rispondo su. Subito, con un'autonomia regionale, si riesce comunque ad avere uno sgravio fiscale. Ascolti le mie parole. Non ascolto. Allora va bene, allora parli lei, io l'ascolto. Guardare le leggi. Ma sì, ha ragione. Sono passati 70 anni. Un paese democratico. Ma sì, sono passati 70 anni. Guardiamo avanti. Avanti, la gente, i giovani hanno bisogno d'altro. Non guardiamo, siamo tornati nel 47, dai, parliamo anche del ventennio, siamo a posto, dai. Dobbiamo guardare avanti, Bernardo, non possiamo sempre con questi trattati, andiamo a Ginevra, andiamo avanti, c'è la possibilità di andare alle regionali fra 2 anni, alle regionali proporre le 2 province, che va bene sia ai friulani ma anche a noi, perché ci sono tanti d'accordo a questo. Vediamo che Trento e Bolzano sta funzionando, perché sta funzionando molto bene, e quindi facciamo quello che è possibile fare in 2 anni, invece di aspettare una cosa che ci hanno messo 70, si sta ancora discutendo, ci saranno appunto gli indipendentisti che scenderanno alle prossime amministrative, tanto di rispetto, io rispetto tutti, però vediamo di fare una cosa utile, che riesci a farlo in breve tempo. Altra telefonata, pronto? Deme qua Bruno. Detto, ecco. Ah Bruno, deme, buongiorno, mi scusi che la scoperto. Sì, ma scusami solo se entro a pie doppio. Voglio dire che non è corretto come che, cioè, mi permetto di dire, no? Le risposte che lì da lei così, cioè, non è corretto, no? Adesso lei la tiene la sua, lei la batti la sua, e non la puoi però liquidare così se 70 anni. No, Bruno. No, la me lasci finire. Se 70 anni, se 80 anni. Ma la me lasci finire. Lei la fa. La non ho parlato. Lei era convinto di questo. La me lasci dire una cazzata, per favore. Lei mi dice che sei cazzata. Allora, sveglia Trieste, raccogli anche qualche delirio. Il mio è un delirio. Voglio dire che lei non la può liquidare così, c'ho in giro la gente, non c'ho in giro, liquidare con battute, 80 anni, cosa sei, seminidi, 90 anni, i giovani guardano avanti. Bisogna avere la cultura giuridica, le leggi sono quelle, se una legge si impie, la si impie o si la abroga. Come ha detto il signore, il codice penale si prende leggi fasciste e le si attuabili. Dopo fa qualche emendamento sulle leggi fasciste di 40 anni fa. Allora lì lei dice, no, quella legge fascista, guardiamo. Allora domani uno mi condanna a me sul codice penale di una legge fascista, mi dico, mi condanni su una legge di 80 anni, guardiamo avanti, io sono giovane. Adesso lei le dice, facciamo le province. Aveva già tentato di fare il melon, le leggi con Cecovini, che gli era su a Bruxelles. Adesso facciamo le province autonome. Mi che sono vecchio, di 76 anni, non ho diritto di tribuna, guardiamo avanti, perché le leggi di 80 anni fa. Ha ragione, posso dirle una cosa? Dopo la puoi parlare, ma dopo lì la dici le sue. Io adesso tocco il suo nome. Lei viene qua, mi dico, i sindaci qua, mi dico, e sbaglio perché c'è una cazzata grossa, i sindaci qua non possono essere nominati. Vabbè. Perché si impia ancora il trattato di pace. Okay. Di conseguenza questi sindaci qua su che legge vengono nominati? Che manca la base, Benedetto.
Punto. Allora, sì. Allora posso, posso chiederle una cosa? Allora gli indipendentisti che adesso si presenteranno alle amministrative, aspetti, mi lasci finire una. Non la stia a darmi etichette di indipendentista. No, dici, no, ma lei. La gamma, ma la... Ma non stiamo a far polemiche. Ma no, io sto dicendo, ma sì, ma come verrà? Mi spiego, signor Bruno. Mi non sono indipendentista. No, ma non l'ho detto questo. Ma la lasci parlare. Ma non la gamma, l'ascolti. Ma sì, allora che dico? No, sì, no, andiamo avanti. No, signor, no. Bomba, tranquillo. Posso, dopo, signor Bruno? La dici la sua. Posso? Mi non sono indipendentista. Ma non ho detto questo. Ma ho no, ma non scherza il DT. No, non parlo più. Va bene, Bruno, parli lei. Ma cosa tu l'hai gadito? L'hai gadito, praticamente l'hai gadito. Che sei 70 anni, sei tutti in seminidi, perché guarda il Drio. Ma cosa è sta roba? Va bene, Bruno, buongiorno, prego, grazie, grazie, sì, grazie. Allora, giusto bene, perché sono le 8.40, io devo chiamare la pubblicità, volevo interrompervi, ma non trovavo il momento giusto per poterlo fare. Pubblicità, ritorniamo fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, dico al telespettatore di poco fa di restare in attesa, fra poco ripristiniamo il collegamento con la polizia locale, per il momento non era possibile entrare in contatto con loro, ma quanto prima daremo tutte le notizie riguardo alle processioni di quest'oggi. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Per adesso non sento niente, aspetto ancora un attimo. Niente, andiamo avanti. Allora, qualche problema per la telefonata. Insomma, si è acceso una piccola torcia riguardo. Si è acceso, no. Io non è che ce l'avevo col signor Bruno o il spettatore di prima, perché assolutamente non sono qui per giudicare cosa vuol fare uno o cosa vuol fare l'altro. Sto solo dicendo che appunto le leggi sono state riviste, revisionate negli anni, poi c'è stato purtroppo un buco, come dico. Se tante persone vogliono adesso il territorio libero, dobbiamo far capire alla gente che c'è stato un buco enorme e tra questo buco non c'è stato fatto nulla. In questo momento di crisi, ovviamente di disoccupazione, si è un attimino riacceso il discorso, no? Ecco, allora io dico una cosa, ci sono state portate delle rinvicazioni di cittadinanza a Bruxelles, però il numero era talmente irrisorio, c'erano cifre importanti, a Bruxelles hanno detto di portare 100.000, 150.000, allora se porti questo, e lo abbiamo visto già in Scozia, in altri stati dove hanno voluto la loro indipendentismo e importare, però abbiamo visto delle masse di persone talmente alto che ovviamente hanno preso in considerazione, e anche lì hai visto che ci sono stati dei problemi. Quindi io rispetto il signor Bruno e rispetto tutti quelli che vogliono questo, però torno a dire, se vogliamo una cosa veloce, imminente, è già più possibile percorrere questa strada qui, in prospettiva delle regionali. Dopo, ovviamente, a Bruno volevo rispondere questo, se lui non crede in un sindaco, se lui non crede appunto che venga amministrata Trieste da un sindaco, allora in questo momento i Vito Potenza e i Marchesi che si stanno presentando alle amministrative, secondo Bruno non dovrebbero neanche presentarsi. Allora, apro la parentesi in merito al collegamento con la sala operativa della polizia locale per chiedere, sempre se è con noi il maresciallo Massimo Conti, se può riepilogare le attività di questa giornata, fornendo anche eventualmente gli orari e i percorsi che potrebbero subire delle modifiche alla viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo che le processioni durano pochissimo, quindi la viabilità per noi sarà mobile, non è che chiudiamo una via o facciamo deviazioni, se sono delle deviazioni sono temporanee. Diciamo che le processioni se ne sono molte, ma tante, per esempio quella di San Giacomo è nel piazzale di San Giacomo, quindi non interessa la viabilità. Benissimo. Diciamo che le più importanti sono quelle di San Giusto, dove c'è anche il Vescovo, e quindi la via Capitolina sarà al momento chiusa, ma diciamo sempre comunque nel momento in cui ci sarà la processione, diciamo che è prevista per le ore 10,
un'altra processione che potrebbe essere più impegnativa per la viabilità è quella di Valmaura, sì, che sarà alle 10.45, perché praticamente interessa proprio la via Valmaura praticamente la processione parte dalla statua di Nike, quella che è ubicata nel piazzale distante ingresso dello stadio Grezzar. Sì. E altre processioni sono minori, tipo appunto a San Luigi oppure in Gretta, però diciamo che non ci saranno grosse deviazioni al traffico, grossi problemi al traffico. Anche queste ultime intorno alle 10-10.30 immagino? Sì, sono tutte quante concentrate dalle, diciamo, dalle 9.45 alle 10.30, ecco. Benissimo. Diciamo, tutte le processioni. Benissimo, la ringrazio maresciallo. Beh, no. Conti, grazie mille per tutte queste ultime news, speriamo di essere riusciti a dare qualche informazione in più al telespettatore che aveva telefonato prima in merito agli orari e dunque la limitazione seppur temporanea e non troppo stringente della viabilità in quei tratti vicino alle vie che ha già citato il maresciallo adesso. Volevo chiedere un commento sulla notizia del Piccolo che ho già preparato. Tuia scende in campo con il Carroccio, il pugile annuncia la candidatura con la Lega, mi hanno corteggiato in tanti ma a me piace Salvini. Si sa, il due volte campione italiano di pesi massimi, si sta dedicando principalmente alla politica in quest'ultimo periodo, come stimolo quello di voler fare qualcosa di positivo per la città, almeno queste sono sempre state le sue ambizioni. Un piccolo commento. Sì, sì, lui si è battuto più che altro per la sicurezza, per dare sicurezza soprattutto alle mamme e ai bambini di Trieste. Lo ha fatto sempre a fianco della Lega, ma io penso che era quasi scontato che lui avrebbe preferito la Lega su tutte le altre forze politiche. Niente, auguro a Fabio buona campagna elettorale, di fare il meglio e speriamo che possa essere utile anche lui per questa nostra campagna che tentiamo di vincere e riprendere in mano il Comune di Trieste. Quindi auguro a Fabio e ovviamente alla Lega, che sarà al nostro fianco, anzi quella che ci ha sostenuto di più nella coalizione, di poter lavorare assieme un domani. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Il sole splende sempre. Il sole, nonostante i vari anonimi che continuano a imperversare, perché per comizi elettorali bisognerebbe perlomeno avere la forma civile di dire il proprio nome e cognome, io sono il solito Francesco Ferfoglia, ben identificabile in Scala Santa, e voglio ricordare due cose. Sì. Due cose fondamentali: che Battimon, quando si riferisce a Danzica, ad altri posti e al territorio libero, si riferisce ad un territorio che va da Duino a Cittanova, da Duino a Cittanova, cioè dal Timaro al Quieto. Noi ricordiamo che è la realtà nei 70 anni, come sottolinea Prelt, è completamente cambiata, e se i vari anonimi leggono il libro di Josep Pirjevec, che si intitola Trstinas, sa che la Slovenia da sempre ha ambito ad avere un porto, perché altrimenti non ha uno sbocco sul mare. E il memorandum di Londra, se uno legge il memorandum di Londra, sa che è stato realizzato in quanto noi americani abbiamo dato i soldi per la realizzazione del porto di Capodistria. Ma essendo pratici, noi pensiamo che oggi la Slovenia, non essendo più la Jugoslavia, cederà per un ipotetico territorio libero Capodistria ad un territorio che non esiste più, che non esisterà. Comunque ricordo ancora
che nel periodo dei 9 anni del territorio libero amministrato dagli anglo-americani, le elezioni si sono tenute regolarmente. Noi abbiamo avuto dei sindaci indipendentemente da ogni considerazione, quindi una cosa è l'amministrazione, che comunque va proposta in funzione delle necessità amministrative, e un'altra cosa sono i trattati internazionali, che possono essere validi. Io a New York, in compagnia degli amici, al suo tempo ho visto che esisteva ancora un ufficio al sesto piano del territorio libero, senz'altro, ma se ci sono delle realtà nelle quali ad un certo momento bisogna procedere, non si può procedere nella maniera per la quale si può sperare e pensare che delle situazioni vengano sconvolte a 70 anni di differenza, quando i problemi con l'Europa sono ben altri. Grazie, grazie. Un discorso un po' labirintico, ma che ha avuto una sua diciamo logica. No, ma è vero, anche Zeno D'Agostino l'ha più volte detto, che su certe cose il porto può usare ancora il trattato di pace per quanto riguarda la zona portuale. Per quanto riguarda il discorso che è stato fatto prima, è un discorso più problematico, quindi diciamo che va attuato e si può attuare sul porto qualche legge, però dire che a 70 anni possiamo tornare con il territorio libero mi sembra un po' difficile. Non dimentichiamo che si possono fare anche degli accordi con Capodistria o con gli altri, ecco, anche con Boris Popovic, comunque sindaco di Capodistria, che al quarto mandato, non dimentichiamo, ha lavorato benissimo e adesso ha vinto l'ultimo mandato con il 70% di consensi, sta cambiando completamente modo di investire, quindi vediamo Capodistria che in questi anni è cambiata tantissimo, ci sono altri progetti in futuro che Boris vuole portare avanti, quindi diciamo ovvio la burocrazia italiana più delle volte blocca tutte delle buone opere che si possono fare. Noi tenteremo nel possibile, perché sappiamo benissimo che il sindaco non ha la bacchetta magica e nemmeno la giunta di poter far tutto, però è ovvio che bisogna trovare fondi che arrivano da altre parti, i fondi romani, se aspetti fino ancora fra 20-25 anni che arrivano i soldi, possiamo usare i fondi europei, andare a chiedere dei fondi di investimento, portare dei progetti per costruire, possiamo tentare di portare con buoni progetti anche delle realtà imprenditoriali che troviamo a Trieste, Assicurazioni Generali, Allianz, grandi gruppi, e farli partecipi di buoni progetti per far rivivere Trieste. Quindi ci sono le possibilità, bisogna studiarle, ma però andiamo sulle cose che possiamo fare fra un anno o 2 anni, non vediamo di cose che comunque parliamo da 70 anni, ma alla fine è sempre stata bloccata Trieste su questo. Altra telefonata, siamo quasi in chiusura di questa prima o seconda parte che si voglia. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo dire, il signor Bruno la finisca di fare il comizio assurdo, che si studi la vera storia e poi parli, e poi lasci anche contestare. Il signore presente voleva solo dire con le sue parole, lui no. Perché gli date tanto spazio? Ma chi è questo signor Bruno? Che è un padre eterno? Lasciatelo che parli, ma che parli a casa sua, ma non che ci porta via tempo con le sue... Non voglio offendere nessuno, ma insomma che metta i piedi per terra e che si veda oggi com'è la situazione, come giustamente il signor presidente ha detto. Grazie, signora. La ringrazio. Destra, forza, unitevi, destra, unitevi. Grazie, grazie. Di nuovo nel plot. No, noi faremo. Signora, grazie, noi faremo grazie. Il possibile. Buona Pasqua. Buona Pasqua, arrivederla. Grazie, grazie signora. Signor Bruno è libero di intervenire alla nostra trasmissione così come lo ma sono. Ma è giusto, è giusto che sia così. Dobbiamo tutti dire la nostra, come la pensiamo. Il signor Bruno ha perfettamente ragione. Dopo, se lascia anche parlare gli altri, sarebbe una cosa utile per tutti. Altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io ho ascoltato molto attentamente la vostra trasmissione
Voglio sostenere assolutamente il signor Bruno, manderei a casa invece la signora che è intervenuto andando contro il signor Bruno, in quanto c'è un trattato internazionale e se voi non siete capaci di rispettare la legalità, penso che dobbiamo tornare tutti quanti a casa. Queste elezioni sono completamente illecite e sono convinto che il Movimento di Trieste Libera vincerà perché vince la legalità. Ringrazio. Grazie per anche il punto di vista. Il Movimento Trieste Libera non si candida però, no? Cioè adesso io non vorrei fare confusione. Io so che il candidato indipendentista Giorgio Marchesic con il Fronte per l'Indipendenza del Territorio del Libero di Trieste si affaccia anche alle comunali. Vito Potenza con la sua lista si affaccia alle comunali. Però adesso la dicitura corretta non so se è Tu parli di Giurastante. Roberto Giurastante e Paolo Paolo. No, io penso che loro no, perché loro perché loro non riconoscono questa amministrazione, non essendo appunto territorio italiano. Presto, ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Mi chiamo Anna. Sì. E vorrei semplicemente fare un invito ai signori che telefonano di non perdere tanto la calma e di essere più concreti e poi di rispettare il dialogo. Io faccio una domanda e voi mi rispondete. Sì. Quindi si manca di rispetto totalmente al signore che è oggi in televisione. Grazie. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Sì. Nessuno si ricorda quando vinse a Trieste la lista per Trieste. Fu, penso, il primo movimento politico che diede uno schiaffo a Roma. Ma nessuno si ricorda di quanto Roma punì Trieste. Sotto sotto, velatamente, fummo puniti in tutti i modi, in tutte le maniere. Okay. E quindi adesso questo indipendentismo, queste cose, pensano che veramente Roma mollerà le catene che ha posto a Trieste? Io penso di no. E comunque, anche un'altra cosa, una piccola chicca. Io sarei curiosa di sapere, questo nostro presidente della regione che avrà un ricco stipendio, ma quando va a fare il segretario di Renzi a Roma, ne ha un altro di stipendio? Questa è una mia curiosità, vorrei proprio sapere, perché a Trieste ci sono tanti che hanno bisogno e mi sembra che il nostro presidente della regione non si curi assolutamente di queste cose. Grazie. Grazie signora, grazie. Prezzo, 30 secondi e siamo in chiusura. Ma allora, rispondo subito all'ultima domanda della signora. Sì, ne ha due di stipendi, ma torno a dire che anche Mastro Pasqua, che era presidente dell'INPS, ne aveva 49 di cariche. È ovvio che prendono altri stipendi, perché uno è per una valenza e uno per l'altra. Quello che dice la signora è vero, la lista per Trieste quando ha vinto non aveva forza a Roma e ovviamente mettendosi contro Roma ha avuto molte difficoltà. Poi ci sono state altre cose all'interno che hanno spaccato la lista per Trieste, ma siamo tutti liberi di poterci candidare, no? Quindi io non dico che loro non hanno il diritto di candidarsi, io dico che dobbiamo arrivare a cose più semplici. Io penso che un'autonomia regionale con le province autonome arrivi a un risultato sicuramente maggiore. Poi se non riusciamo neanche a questo, ci terremo le tasse che dobbiamo pagare a Roma e pagheremo in pieno le tasse. Ma io penso che se già riusciamo a tenere 25% di tasse, di fiscalità che mandiamo adesso a Roma, sarà un bene per tutte e soprattutto per le piccole imprese locali. Grazie Prezzo per averci fatto compagnia. Grazie a voi e vi auguro a tutta Trieste buona Pasqua. Restate con noi, fra poco apriamo un'ampia pagina sportiva, restate in onda. Rieccoci dunque in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia quest'oggi, una domenica che per la sua seconda parte alle 9 alle 10:30 affronta temi un poco più distesi, un poco più leggeri. Siamo in compagnia di Roberto Rizzio, giornalista di City Sport. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque, parliamo un po' di sport, lo facciamo proprio in compagnia di Roberto Rizzio, passando sia dall'ambito locale che a quello nazionale, generico, anche per, ripeto,
provare a fornire nelle giornate di Sveglia Trieste domenicali un cambio di argomenti, visto che con le elezioni politiche, con le amministrative, con tutte le, diciamo, le vicende quotidiane, purtroppo molte volte ci si ripete, cambia l'interprete, ma gli argomenti restano quelli. Allora vediamo anche di ampliare un po' il ventaglio di tutto ciò che è possibile trattare in questa diretta. Tu non ti candidi a sindaco? Non mi candido a sindaco, no, neanche a consigliere, quindi stiamo tranquilli, bene, possiamo parlare così di altro. Partiamo subito escludendo una buona fetta di ciò che di mattina si può discutere. Allora, oggi giocano sia la Triestina che il pallacanestro, insomma sono tante le altre squadre anche che giocano, chiaramente il City Sport non ce l'abbiamo perché esce domani, buona parte del City Sport è stata già comunque redatta, scritta, sì, con tutti gli approfondimenti. Meno di quello che vorremmo perché oggi c'è da lavorare tanto, chiaro, però... chiaro. Con altri approfondimenti che comunque si è raccolti in settimana. Dunque, oggi una partita importantissima contro la Sacilese. Sacilese che è nel campionato di Serie D, dove gioca la Triestina, è il fanalino di coda. È una squadra in difficoltà non solo dal livello tecnico, ma anche dal livello, diciamo, organizzativo. Dunque, si prospetta, possiamo togliere la maschera, una partita facile. Questo è... Però si sa, sì, nel calcio di facile c'è poco, perché poi si va a finire che si prende sotto gamba l'impegno e si incorre in uno scivolone, però tutto sommato oggi, nonostante la Triestina sia un po' in difficoltà dal punto di vista organico, ci si aspetta una vittoria. Beh, la vittoria è d'obbligo, però io ho sempre una paura matta delle partite facili, no? Quelle sulla carta facili, con le squadre già retrocesse, perché... appunto non hanno niente da perdere. Non hanno niente da perdere. Sacilese ormai è retrocessa già da tempo, ha varie difficoltà, per cui insomma è una squadra in cui i suoi giocatori hanno magari voglia di mettersi in mostra, poi di Rocco, fare, esatto, si esaltano. Esatto, e quindi è una partita che magari se la sblocchi presto poi può andare in discesa, non ci sono grossi problemi. Se invece si incanala sullo 0-0, non si riesce a sbloccarla, può diventare una partita più complicata. Però è inevitabile dire, insomma, che questa è una partita da vincere a tutti i costi. La Triestina ha bisogno assoluto di questi tre punti per tornare a muovere la classifica e magari riprovare a uscire anche dalla zona play-out per provare a raggiungere la salvezza diretta, che è molto importante anche per tutta una serie di questioni che riguardano poi la società e il famoso 12 aprile, quando, certo, si apriranno le famose buste. Ecco, hai in qualche modo citato anche ciò che riguarda l'assetto societario. Quello che pare evidente è che il gruppo di Milanese voglia riproporsi anche alla prossima asta. Quali sono le altre possibilità che trapelano fra chi ha intenzionato a comprare la società? Ma guarda, noi ne parleremo anche sul numero di domani, ovviamente, perché insomma è il tema che tiene banco, chiaro, inevitabilmente, al di là delle questioni di campo. Il gruppo australiano, diciamo, che viene rappresentato da Milanese dovrebbe esserci, però... condizionale. Comunque il condizionale va usato. Con questo non vogliamo essere né disfattisti né pessimisti, né, insomma, sgombriamo il campo. Però lo stesso Milanese, insomma, ci ha detto che il debito sportivo risulta molto più alto di quello che loro stessi si aspettavano, e quindi insomma ci sono delle situazioni da sistemare, quantomeno da capire a livello economico, anche perché il debito sportivo, c'è scritto poi letteralmente nel bando, è un debito stimato, per cui potrebbero anche... Perché il perito ha fatto la stima dei, esatto, valori della dei contratti, esatto, per cui potrebbero, non credo, però potrebbero anche esserci delle sorprese. Però non grosse. Non credo che ci siano, insomma, se hanno fatto una stima... valutando tutti i contratti, tutte le cose, immagino che la cifra sia sostanzialmente quella, insomma non credo ci saranno grosse sorprese, però c'è comunque ancora un minimo di incertezza anche su quel fronte, per cui credo che più che Milanese, Biasin, certo, e il suo socio Di Pietro, che poi sono quelli che hanno messo e dovranno eventualmente mettere i soldi poi in solido, dovranno fare le loro valutazioni a livello finanziario, a livello economico, per capire
se il gioco vale la candela, tenendo anche conto che c'è incertezza sulla categoria. Quindi si va un po' a scatola chiusa anche. Magari tra un mese ci si augura che possa essere tutto un po' più chiaro anche a livello sportivo, però insomma ci sono ancora delle cose giustamente da valutare. Mi chiedevi di altri eventuali interessati. Al momento è ancora tutto un po' incerto, diciamo l'accordata, se così la vogliamo chiamare, che era più vicina, più interessata, era quella di D'Ambrosio, Todor, però anche lì l'incertezza della categoria, il monte debiti che comunque insomma tra una cosa e l'altra devi appoggiare 350.000 euro, diciamo 246 di debito sportivo più i 100 di base d'asta, per una società di serie D, praticamente una scatola vuota in questo momento, per cui probabilmente quelle cifre allontanano un po' altri interessati che non siano poi sorprese dell'ultimo momento, per non parlare poi di Corvezzo, Favarato, che insomma onestamente tenderei a escluderli. Pontrelli di suo non può farlo perché è infallito, per cui senza offesa, ma insomma... è comunque il presidente che ha fatto fallire la società, certo, anche se poi i debiti non erano tutti suoi eccetera eccetera, però lo potrebbe però fare, però potrebbe farlo attraverso un prestanome, anche se i paletti dicevano, quelli fissati da Berni, insomma, il curatore fallimentare, dicevano che ci sarà tutta una garanzia, che oltre a un progetto sportivo, la copertura finanziaria eccetera, anche non vogliono prestanomi. Non ci devono essere prestanomi, anche se poi è difficile magari scovare chi fa, insomma, sono meccanismi che poi se uno li sa fare si possono raggirare, però insomma Pontrelli a noi due settimane fa, la scorsa settimana, neanche non mi ricordo, ha detto che non ha fatto semplicemente un ricorso e che intende portare avanti quello e che è sicuro di vincerlo, ma insomma delle sue certezze sappiamo già insomma come vanno a finire, per cui sì, non... Pontrelli direi che è un capitolo chiuso, insomma non dovrebbero esserci problemi. A tuo avviso i tifosi, anche se in verità di tifosi è difficile parlare, visto che alla Rocco si sono ritornati un po' di tifosi, hanno chiaramente contribuito anche a far vedere un Rocco un poco più pieno, ma non è mai troppo perché comunque il nucleo forte della curva non è presente. A tuo avviso la città sportiva è più orientata verso milanese oppure qualche magari sorpresa inaspettata, che domani viene fuori un imprenditore? Io credo che i tifosi sono verso milanese, anche perché al momento è l'unico concreto, poi insomma ha delle caratteristiche che possono piacere al tifoso, perché è triestino, perché ha un gruppo, un imprenditore alle spalle di sembra una certa solidità, per cui diciamo che ci sono le condizioni perché il tifoso voglia sia propenso verso milanese. Anche la curva che si è al momento defilata dallo stadio non ha mai fatto un discorso anti-milanese, porta avanti solo un principio. Porta avanti quel principio e via. Insomma, allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? È caduto qualcuno. Pronto, buongiorno. Sentivo solo un piccolo ritorno. Speriamo di riuscire a recuperare eventualmente. Pronto? Niente. Andiamo avanti, poi magari ne recuperiamo dopo. Mi ha detto poco fa delle perplessità di Milanese Biasin, soprattutto riguardo al debito sportivo. Però mi viene in mente anche questo. Se è vero che avevano pensato di investire 1 milione all'anno, quindi 5 milioni in 5 anni, un debito sportivo di 350.000 euro, diciamo di base, non dovrebbe troppo preoccupare, o no? Ma proprio calcolo matematico. Ma sì, ripeto, non stiamo dicendo che questo debito, questo ammontare allontana definitivamente, non è faranno i loro calcoli, come è giusto che sia da parte di un imprenditore serio, abbiamo già visto imprenditori che non fanno i calcoli perché semplicemente non tirano fuori un euro, quindi abbiamo visto come va anche bene così, insomma mi sta bene che un imprenditore si faccia appunto i suoi conti. Detto questo, certo che se effettivamente l'investimento vuole essere di questa portata,
è anche è normale che se uno vuole investire un milione in un anno, se parte già con 350 solo per acquistare la società, poi deve chiudere la stagione, quindi sono altri 200.000 euro così, già metà vanno via così. Per cui insomma ci sono dei calcoli giustamente da fare. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Antonella Grimm. Buongiorno, buongiorno. Vi tormento anche oggi. Chiedo venia un saluto anche al vostro ospite in studio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, no, solo una precisazione. Tutti gli incarichi di partito, siccome anch'io ne ho uno come segretaria regionale e in analogia anche quello della vice segretaria nazionale Deborah Serracchiani, sono incarichi gratuiti. Quindi era giusto una precisazione rispetto all'affermazione del vostro precedente ospite, nessun incarico di partito viene retribuito. Benissimo, grazie per aver specificato questo, anche perché a richiederlo era stato un telespettatore, quindi abbiamo avuto un filo diretto di risposta. Grazie. Grazie a voi e buona domenica. Grazie, buon lavoro. Buona domenica e buona giornata anche a lei. E, beh, una piccola parentesi doverosa per dare una risposta completa a chi aveva domandato prima se la Presidente Serracchiani, oltre allo stipendio da Presidente della Regione, percepisse anche uno stipendio in quanto a segretaria, vice segretaria del Partito Democratico. In questo caso la segretaria del Partito Democratico a livello regionale ha dato dunque una risposta completa. Parentesi basket, gioca anche oggi chiaramente la Pallacanestro Trieste, Alma Pallacanestro Trieste, in un orario diverso dal solito per questioni di televisioni. Esatto, c'è esatto. Sky che in questo caso subentra con una diretta. Altra partita tosta, non c'è Pecile, se non sbaglio, che è un po' acciaccato. Servono punti e serve soprattutto prestazione, perché in casa, perdere in casa è difficilmente digeribile. No, anche perché se l'obiettivo, come è giusto che sia in questo momento, una volta diciamo blindata la salvezza, vuole essere quello di raggiungere i playoff, le partite in casa, in particolare questo che ho di fatto uno scontro diretto con Ravenna. Va vinto. È chiaro che le condizioni non sono facili, perché appunto gli infortuni ci hanno messo uno zampino anche piuttosto così pesante, perché c'è anche Landi che manca ed è un'assenza non da poco. L'abbiamo anche visto insomma a Brescia quanto è stato dura giocare in queste condizioni. Però è un'altra partita rispetto a Brescia, perché intanto l'avversario è diverso e poi a un certo punto sai non puoi cercare alibi al di là. Poi ripeto, le difficoltà ci sono ed è giusto sottolinearle, ma è giusto anche mettere tutto quello che c'è in campo, perché adesso sono veramente delle partite decisive da vincere. C'è purtroppo anche questa concomitanza con il calcio. È vero che insomma il calcio in questo momento non attira molto pubblico, per usare un eufemismo, però insomma è stato un peccato che da parte della Sacilese in particolare non ci sia stata la disponibilità l'orario. A spostare la partita, a giocare magari ieri. È vero, avevo anche letto questo, insomma, quindi chi aveva intenzione di seguire entrambe le squadre dovrà fare una scelta. In questo caso poi gli orari poi sono concomitanti, quindi non ci sarà possibilità neanche di fruire di un tempo o di un altro, proprio perché si inizia e si finisce praticamente alla stessa ora. Dunque, pubblicità, sono le 9:20, restate con noi, ritorniamo fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, Sveglia Sport quest'oggi, assieme a Roberto Rizio, giornalista di City Sport. Facciamo intanto gli auguri a Alessandro Asta. Assolutamente. Ha detto la comunicazione dell'Alma Pallacanestro Trieste, che oggi fa il compleanno. Tanti auguri da parte nostra, dello staff di Tele4, e immagino anche chiaramente. Sì, ho già avuto modo di farli, ma li rinnovo. Alessandro Asta, che compie sempre un lavoro molto puntuale, molto meticoloso, dunque a cui vanno tutti i complimenti e ringraziamenti anche per quello che fa con il rapporto con i media, proprio per fornire le informazioni, per mandarci gli ospiti al Caffè dello Sport lunedì sera. Insomma, è sempre molto bravo e molto puntuale. Dunque, analizziamo un po' anche gli altri sport. Abbiamo detto della Triestina, su cui possiamo tornare più tardi, del basket, un'anticipazione rispetto alla partita contro Ravenna. Ieri ha giocato la pallamano, non è andata benissimo contro Bolzano in questa pool playoff, anche perché ha vinto Pressano, fra le squadre più diciamo più in forma, fra l'altro, no? Assolutamente, sì. Bozen soprattutto, sono sempre quelle squadre ogni tanto chiamate anche
anche derby fra di loro, perché sono le teste di serie dei rispettivi gironi. Un peccato, però non è finita qui. No, non è ancora finita, era una sconfitta, come dire, da mettere tutto sommato in preventivo. Bolzano è una squadra molto forte, campione d'Italia, per cui ci stava la sconfitta. Ha fatto anche una buona partita da quello che ho potuto leggere, perché poi ovviamente la partita non l'ho vista. La vittoria di Bressano anche era tutto sommato prevedibile. È chiaro che Trieste deve fare poi i suoi punti contro Bressanone, che è di fatto tagliata fuori dalla corsa al secondo posto, che vale poi il gironcino ultima, per la qualificazione, esatto, poi ai play-off veri e propri, e poi provare a giocarsela a Bressano, che sarà probabilmente la partita decisiva, magari cercando poi di fare qualche punto in casa con Bolzano, se magari la classifica aiuterà da quel punto di vista, che Bolzano possa venire a Trieste già tranquilla. Però ci vuole una serie di incroci positivi di risultati, ovviamente che Bressano non faccia punti a sua volta con Bolzano, eccetera eccetera, per cui è una situazione un po' complicata per raggiungere il secondo posto, ma ancora non è chiuso il discorso. Poi insomma ricordiamo sempre che la pallamano ha comunque dei giocatori importanti che possono fare anche una giocata, come da Piran o Visentin, insomma il capitano storico della squadra, che comunque hanno anche una certa esperienza, e questo in certe partite dove magari ci si gioca qualcosa, la tensione aumenta, può dare quel qualcosa in più, proprio anche calmare i compagni, cercare di infondere sicurezza. No, assolutamente, insomma, questo è un gruppo che è stato portato su di fatto dalle categorie giovanili. Chiaro, che hanno vinto titoli a livello nazionale, appunto nelle categorie giovanili, per cui è un lavoro che è stato portato avanti nel corso degli anni, dalla famosa autoretrocessione di qualche anno fa, e insomma il lavoro è stato fatto bene, in maniera lungimirante, con la competenza poi che riconosciamo al professor Loduca, a Giorgio Veglia, con tutte e a tutte le persone, esatto, le difficoltà. Insomma, finalmente quest'anno è arrivato lo sponsor, ormai era un po' di anni che comunque... Sì, beh, insomma, lo sponsor principe è sempre stato vicino alla squadra, ovviamente poi per provare magari a fare un salto di qualità, provare a tornare a lottare davvero per lo scudetto, ci vorrebbe qualcosina in più, ma ovviamente non da parte di Principe, di qualcun altro che possa dare una mano, perché giustamente insomma devi prendere magari lo straniero che possa fare la differenza, come era negli anni d'oro, no? Dove avevi il nucleo italiano che era già molto forte di suo, qui hai un nucleo addirittura di fatto triestino, e gli stranieri che completavano poi l'organico in maniera perfetta. Adesso ovviamente i passi da fare ci sono ancora dei passi da fare, è naturale che poi più si alza l'asticella più diventa difficile migliorare, però insomma il lavoro che stanno facendo in società, al di là di come andrà a finire questa stagione, va nella giusta direzione. Speriamo insomma che presto si possa tornare a vedere gli scudetti o quantomeno lottare. Anche perché vogliono sbloccarsi da quel 17, no? Giustamente, della palla mano. Non gioca la palla a nuoto, è ferma fino a metà aprile a causa di una serie di impegni che riguardano anche le nazionali e anche Trieste, dove arriveranno, se non sbaglio, 12 nazioni, sì, il torneo preolimpico proprio alla Piscina Bianchi, dunque nazioni nazionali di pallanuoto anche importanti che vengono qui a Trieste per questo confronto proprio prima delle Olimpiadi. Sono fermi dopo l'ultimo risultato, che se non sbaglio è stato un pareggio 7-7 alla Bianchi, una partita molto molto vivace, botte e risposta continui con rincorse sul risultato, insomma anche in questo caso Trieste dopo un iniziale avvio di stagione dove bisognava prendere le misure del campionato, ha preso un po' la sua corsa chiaramente verso la salvezza, e si spera una salvezza senza passare per un play-out, ha preso un po' la sua strada, no? Ma sicuramente insomma hanno avuto un impatto difficile, anche perché le prime giornate erano effettivamente molto dure a livello proprio di calendario. C'è stata qualche difficoltà, ma ripeto prevedibile all'inizio, e forse tutto sommato è stato meglio così, nel senso così non montava la testa. No, ma al di là di montare la testa, il discorso è che le prime partite
ti sei acclimatato nel nuovo campionato perdendo punti che tutto sommato li avresti persi in ogni caso. Forse con Bogliasco potevi pensare di fare punti nella prima partita, come poi è successo al ritorno dove c'è stato un pareggio, ma in linea di massima poi con Posillipo e le altre squadre con cui hanno giocato nei primi turni ci stava di perdere senza grandi rimpianti. E poi si sono ritrovati nelle partite da vincere, gli scontri diretti con le squadre appunto che dovevano lottare per la salvezza, pronti ad affrontarle. Infatti le hanno vinte, hanno fatto i punti che dovevano fare, forse anche qualcosina in più, e ora insomma si giocano questa salvezza diretta, che Piccardo ha sempre detto che è come vincere lo scudetto per una neopromossa come Trieste. Chiaro. Ed fa benissimo a dire così, perché una salvezza addirittura senza passare per i playout al primo anno di A1 dopo quasi 60 anni, direi che è veramente un buon risultato. Adesso appunto ci sarà questa partita il 16 aprile, se non ricordo male, contro la Visnova Roma, sì, che è una sorta di match point per, certo, Trieste, nel senso che una vittoria di fatto allontanerebbe Roma a 6 punti e renderebbe la salvezza pressoché sicura. Nel frattempo hanno giocato in questo weekend sportivo, già della giornata di ieri, il derby di promozione fra Costalunga e Trieste Calcio, che è finito con uno 0-0, e poi la capolista Domio che fa rifila 3 reti al Breg in prima categoria. Poi oggi le altre partite delle varie categorie del calcio, ci sono tanti altri sport qui intanto all'interno del piccolo, nella sezione dello sport nazionale e internazionale si dà spazio all'Indian Wells di tennis, però ci sono realtà locali molto importanti, di cui purtroppo ogni tanto si parla di meno, poiché sono sport meno in vista, ma non sicuramente meno belli, meno spettacolari, meno importanti, come il pattinaggio o come l'atletica. C'è la Teo Green, che ultimamente si è distinta anche perché è in azzurro adesso, esatto, proprio a disputare dei tornei. Si è anche qualificata per le Olimpiadi, esatto, recentemente. Si è anche qualificata per le Olimpiadi, oltre chiaramente, come ho citato prima, a pattinaggio, ma anche ad altre discipline che chiaramente insomma sono illustro per la città riguardo sport individuali e di squadra. Beh, ma insomma sappiamo bene che abbiamo tanti atleti di valore in diverse discipline. Hai citato giustamente il pattinaggio, dove insomma avevamo campionesse di certo calibro, penso a Tania Romano per arrivare a qualche anno dietro, ma neanche troppi. La vela, Trieste insomma è praticamente leader a livello mondiale, per cui che questa sia una città sportiva a 360 gradi è una realtà riconosciuta e che non può essere nascosta, al di là poi del risultato delle squadre, dove appunto la pallanuoto ha trascinato secondo me un po' un risveglio anche dal punto di vista dello sport di squadra, perché è nata dal nulla quasi una dozzina di anni fa e ha saputo risalire e poi si è trascinata appunto dietro altre realtà. La pallacanestro ha avuto le sue difficoltà e ha saputo in parte risollevarsi, deve ancora fare i suoi passaggi, la pallamano ne abbiamo parlato, manca naturalmente il calcio di cui c'è bisogno, esatto, perché il traino soprattutto è un traino fondamentale. Che piaccia o non piaccia, comunque quello che raccoglie più ampi consensi. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio. Buongiorno Maurizio. Volevo ringraziare Maurizio e tutto il City Sport, perché è da almeno un paio d'anni, diciamo, che fungo da addetto stampa della FIDAL e ci danno puntualmente spazio quando inviamo, diciamo, i nostri comunicati stampa, quindi dove soprattutto a livello nazionale, non dico a livello locale, lo sport sembra essere monopolizzato dal calcio, perché basti pensare a una trasmissione della rete nazionale che si chiama La Domenica Sportiva, parlano per 95% di o quasi sempre, diciamo 95% di calcio, e mi parlano di altri sport tra la 1 e l'1:30 di notte. Allora fa piacere
che almeno voi, diciamo, del City Sport, ma non solo, anche di Tele4, diciamo, vi occupiate anche di altro. E infatti volevo a tal proposito anche ringraziare Gullotta, con cui ho parlato recentemente, e mi ha già detto, diciamo, che darà anche lui, diciamo, stabile, tutta la redazione, darà spazio all'atletica, che ricordo l'ultima gara che si è disputata la scorsa domenica ha contato ben 700 partecipanti. Allora io sono d'accordo sul fatto, magari se qualcuno obiettasse, sul fatto che non è che sono 700 professionisti, ma ci sono alcuni professionisti e la maggior parte degli altri, diciamo, concorrenti sono amatori. Comunque 700 persone non possono essere trascurate. Certo. A tal proposito scagiono Tele4 se qualcuno obiettasse sul fatto che non se ne è parlato al Caffè dello Sport, diciamo... C'era stato un problema tecnico nei filmati che io stesso avevo inoltrato, quindi vedrò le prossime volte di adeguarmi. No, vabbè, ma non è colpa sua, è semplicemente un disguido tecnico attraverso i formati e dei macchinari che noi utilizziamo, però grazie ancora Maurizio per il comunicato. Volevo concludere con una domanda. Prego. Lunedì di Pasquetta, visto che è un festivo, come funziona City Sport, il Caffè dello Sport? Vengono slittati di un giorno oppure salta per No, noi saltiamo, ci prendiamo una settimana di meritato riposo e non so... Io non lo so. Io credo che sono sicuro che salti perché abbiamo Sveglia Trieste la mattina, ma non abbiamo neanche il telegiornale del consueto, quindi sono quasi certo che comunque anche lo sport si ferma per questo weekend. Grazie, godetevi il turno di riposo. grazie mille Maurizio, ci sentiremo presto per tutte le attività, chiaramente dare informazioni anche riguardo all'atletica. Ha citato bene lui, allora la possiamo ripetere anche noi, proprio la settimana scorsa, se non sbaglio Cocus, è stata Cocos Trail. La Cocos Trail è stata è andata in scena questa manifestazione podistica, dove in tanti sono andati a partecipare, e ha registrato anche, come diceva lo stesso Maurizio, la presenza di alcuni professionisti che poi si sono distinti chiaramente in termini di qualità della loro preparazione a vincere. Però se non sbaglio l'italiano che partecipava, il triestino che partecipava, è arrivato quarto. Adesso vado un po' a memoria riguardo al comunicato che proprio Maurizio mi aveva mandato e mi ero letto. Partito bene, partito se non sbaglio fra i primi, se non primo, poi però ha dovuto cedere un po' il passo, in particolare nei tratti più difficili, proprio agli stranieri che se non sbaglio hanno risalito proprio il tracciato, per dopo arrivare a vincere nella parte finale. Comunque sicuramente ampio spazio anche all'atletica, come anche abbiamo già dato al rugby, che con la Ven Julia sta registrando buoni risultati in Serie C. L'ultima vittoria, anche quella un po' rocambolesca, perché partiti in vantaggio con tre mete, sono fatti recuperare proprio dalle tre mete, se no addirittura sono passati in svantaggio nel secondo tempo, poi nuovo ribaltamento di fronte con un vantaggio che ha dato la vittoria alla Ven Julia Rugby di Trieste. In questo caso ha giocato molto il vento, la Bora, a seconda del campo, si comincia da un campo poi nell'altro, vento a favore, vento contro, ha cambiato tutta la partita. Beh, è normale, insomma, anche nel calcio sappiamo, insomma, che quando tira Bora può fare danni o vantaggi a seconda di chi la sfrutta. Però mi ricollegavo a quello che diceva Maurizio, giustamente parliamo di atletica, parliamo di rugby, al di là poi dei risultati delle prime squadre, sono movimenti che hanno davvero numeri molto interessanti. Giustamente parlava di 700 partecipanti, cioè non ci sono 700 persone che vanno allo stadio, parliamoci chiaro. Forse nelle ultime partite, forse. E quindi per non parlare poi quando c'è la Bavisella, che abbiamo migliaia e migliaia di persone, ma quello può essere, diciamo, l'evento clou. Ma anche negli eventi tra virgolette minori, che poi minori non sono, vediamo numeri molto molto interessanti. C'è tanta gente che corre al di là appunto della questione agonistica. E anche nel rugby c'è un movimento giovanile molto numeroso che parte veramente dai piccolissimi e arriva poi alla prima squadra, che insomma inizia a fare i suoi risultati, il suo seguito, il suo campionato. Però noi come giornale giustamente
mi fa piacere che questo ringraziamento, perché cerchiamo per quanto possibile, ovviamente poi tutto si può sempre migliorare, tutto è perfettibile, però è giusto dare lo spazio a chi poi fa degli sforzi notevoli per organizzare, soprattutto quasi sempre, esclusivamente, perché c'è un lavoro molto 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 importante, molto imponente a livello organizzativo, che è giusto, come dire, a cui è giusto dare spazio, perché poi ci sono dei numeri alle spalle che meritano questo riconoscimento di questo tipo. E come questi sport, abbiamo già citato altri, poi ci sono anche quelle attività forse meno come dire, meno faticose, diciamo pur così, che però hanno anche il loro spazio, come il ping pong, come il biliardo, come attività di questo tipo, che hanno anche realtà nel territorio e che contano, diciamo, un buon numero di iscritti e la partecipazione anche a tornei importanti e prestigiosi, come il breakpoint di biliardo a Barcola, ma anche il ping pong con il professor Pilotto, che comunque fa molti tornei e che è anche molto in gamba e riesce a distinguersi all'interno dei tornei regionali, se non nazionali. Sono sport, chiaramente, che dopo nasce anche il dibattito se si possa chiamare sport o meno. È chiaro che, insomma, il sudore sarà diverso, ma la concentrazione però comunque il tempo speso è sempre... Comunque ogni sport ovviamente hanno livelli di fatica diversi, però per emergere, per ottenere dei risultati, comunque ti devi impegnare, devi allenarti. Cioè nulla arriva senza impegno, senza sforzo, per cui ripeto, è giusto valorizzare questi risultati, questi sforzi. Sono tantissime discipline dove ci sono atleti triestini che riescono ad emergere, ma tu citavi il ping pong, ma penso al tiro con l'arco, come per no? dire, che sono realtà magari meno conosciute, ma che anche con poco, perché a livello finanziario veramente lavorano sul volontariato e con risorse ridottissime, con strutture in certi casi difficili da utilizzare, perché ripeto, mi è venuto in mente la questione del tiro con l'arco, perché ne ho parlato poco tempo fa con i responsabili. Loro dovrebbero allenarsi a Rocco, sono condizioni veramente al limite della possibilità di allenarsi, eppure nonostante tutte queste difficoltà vengono fuori atleti magari giovani che primeggiano a livello nazionale e si fanno vedere anche a livello internazionale. Questo è da merito al lavoro di queste persone, che appunto ci mettono passione, impegno e se lo vedono riconosciuto nel modo giusto. Allora, pubblicità, ritorniamo fra poco anche con la lettura della prima pagina della Gazzetta dello Sport, fra poco. Rieccoci in diretta assieme a Roberto Rizio in questa mattinata sportiva, almeno questa parte della diretta di Sveglia Trieste, dedicata proprio agli sport locali e non solo. Infatti parliamo e approfondiamo anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport che abbiamo qua davanti. Purtroppo non siamo in grado di farla vedere al pubblico, così come invece... Tanto parlano dell'Inter, per cui non c'è bisogno. Così come invece si può fare con il piccolo. L'Inter c'è, ma da podio è la Roma. Nerazzurri belli, Perisic illude Mancini, Spalletti salvato da Nainggolan, mette a riparo il terzo posto. Però si ferma a 8 vittorie di fila e poi la Fiorentina, che deve ancora chiaramente fare il suo percorso e cercare di incalzare i posti alti della classifica. All'Olimpico è 1-1, era uno dei, diciamo, tre match importanti a livello di, diciamo, richiamo di tifosi eccetera di questo weekend della Serie A, perché oltre a Inter-Roma c'è il derby di Torino, c'è Juventus-Torino e poi c'è Milan-Lazio, sì, come posticipo, se non sbaglio, dell'ultimo turno che si giocherà di queste partite della giornata odierna. Tu chi vedi vincitore del campionato? La Juve? Sì, secondo me sì. Secondo me sì, credo non la squadra più forte. Le avversarie non hanno approfittato della loro partenza così a rilento, hanno perso dei punti per strada e adesso, secondo me, tra l'altro anche senza le coppe, credo che la Juve abbia qualcosa in più. Lo credevo anche con le coppe, peraltro, però... Non può farcela il Napoli? Beh, è lì, per cui ha le sue carte da giocare, però
credo abbia meno ricambi innanzitutto, e alla lunga questo può, può contare, perché se prende un'influenza Higuain può diventare un problema, mentre la Juve ha più una panchina più lunga. E per cui sì, credo che la Juventus abbia qualcosa in più, tra l'altro insomma anche questa oggi è una partita importante, perché dopo la derby è sempre particolare. Sì, poi dopo la delusione di mercoledì bisogna vedere la reazione. Se la Juve passa indenne il derby, credo che le chance di vincere il campionato sono ancora più alte. Juve Buffon al derby primato e Sarri punge sugli orari, scrive chiaramente la Gazzetta. La capolista senza Dybala in casa del Toro, sempre a Torino però, Gigi a tre minuti dal record di Rossi. Il Napoli alle 18 invece contro il Genoa. Fra l'altro il Napoli e il Genoa sono inspiegabilmente due squadre gemellate, cui tifoserie insomma vanno d'amore d'accordo, ma ogni partita fra le due finisce a mani in faccia in campo, no? In qualche modo, però vabbè. Bisogna menarsi da qualche parte. Da qualche parte. Il tecnico non ci sta, è un insulto, parlando chiaramente degli orari riguardo al Napoli. Poi Mihajlovic, Bacca va sbloccato, il Milan dunque che è un po' più indietro rispetto a queste prime della classe. Un po' troppo indietro, dici da milanista. Che se la vedrà con la Lazio, una Lazio che è uscita distrutta a pezzi dal turno di Europa League contro lo Sparta Praga. Un peccato per... E quello dici tu da laziale? Non solo per la Lazio, ma anche per chiaramente tutte le squadre che sono uscite dalle competizioni europee. Perché poi il paradosso qual è? Che si esce dalle coppe perché vabbè gli altri sono più forti, perché si è buttata l'occasione e vabbè. Però dopo, quando si vanno a giocare, magari non è il caso di, oddio, può anche essere il caso di quest'anno delle squadre, soprattutto in Europa League, poi si presentano nelle Europa League con le seconde linee, fanno giocare di meno. Allora mi viene da dire, se io squadra lotto tanto per arrivare al quinto posto e arrivare in Europa League, poi però l'anno dopo quell'Europa League la denigro, lo faccio solo per i soldi dell'accesso. Ma sì, io credo un po' sarà questo, ma... Secondo me abbiamo ancora un po' la mentalità di, diciamo, 20 anni fa, quando le italiane andavano per la maggiore e giocavano nella loro Coppa UEFA anche con le seconde linee, arrivavano fino in fondo senza problemi e poi schieravano i titolari per i turni decisivi. Oggi invece uno Sparta Praga, che una volta era un avversario che si batteva così bendati, oggi invece se non la giochi al 100%, una squadra come la Lazio, che è settima in classifica, ottava in classifica in Italia, non riesce a superare questo turno dopo aver pareggiato in trasferta, eccetera. Vale per il Napoli con il Villarreal, il Napoli è secondo in classifica e lotta per lo scudetto, per cui parliamo insomma di una squadra che in teoria dovrebbe essere più forte di un Villarreal, che lotta per il terzo o quarto posto nel campionato spagnolo. Una volta era così, oggi le cose si sono ribaltate. L'ha avuto un po' più difficile col Tottenham, però sì, però non è una c'è stata partita, insomma, esatto. Sostanzialmente, per cui è così, purtroppo il livello del calcio italiano si è abbassato, è evidente, insomma, a marzo siamo senza squadre in Europa e quindi bisogna tornare a lavorare magari. Siamo distanti dall'ottenere di nuovo il quarto posto per la Champions? Ma io direi proprio di sì, adesso non so esattamente com'è il calcolo del ranking, però potevamo avere delle possibilità, visto anche le inglesi che quest'anno hanno fatto fatica, eccetera, però l'abbiamo l'anno scorso con la finale della Juve. E anche in Europa League era andata meglio, però due squadre in semifinale. Esatto, con due squadre in semifinale, quest'anno invece abbiamo buttato via quel bonus, e quindi per il quarto posto in Champions League ci vorrà ben altro, fermo restando che poi se hai quattro posti in Champions League ma li sfrutti perdendo sempre il preliminare, vale fino a un certo punto. E il Milan che invece chiama Mihajlovic, che chiama il suo attaccante di punta Bacca, che è forse quello che meglio sta giocando in quest'ultima stagione. Sì, diciamo, cioè Bacca è servito, Bacca sì, Bacca è un grande attaccante, però appunto è un uomo d'area che riceve pochi palloni e quei pochi palloni che riceve li mette in gol. Il problema è alle spalle di Bacca, no? Per cui manca il Pirlo di una volta? Beh, manca. Il Milan ha una mancanza assoluta di qualità a centrocampo, perché
l'unico giocatore di qualità a centrocampo è Montolivo, che ha mille altri difetti di personalità, di leadership, velocità. Di velocità, quindi no, non può fare il lavoro che faceva Pirlo, ma che neanche quello che faceva Van Bommel, tanto per citare un giocatore che non era Pirlo, ma che comunque faceva il suo. E quello è, secondo me, da osservatore, un po' da tifoso, è la grave mancanza del Milan, insieme a altre che ci sono. Vabbè, c'è una qualità diversa, c'è da le dire, carenze, cioè... ci sono, però quella è la carenza principale che ha il Milan, vediamo, perché poi non è neanche facile trovarli, perché chi li ha, giustamente, se li tiene o se li se fa li pagare. Tiene, se li fa pagare. E poi, ripeto, ci sono le squadre italiane che si lasciano scappare un giocatore come Verratti, che giocava in Serie B, lo ha preso il Paris Saint-Germain a una cifra che oggi vale 10 volte tanto. Oggi vale almeno 5 volte tanto, perché è stato pagato, mi sembra, 11 milioni all'epoca, oggi per meno di 60 non lo porti via, e lì giustamente paghi questi errori di valutazione. Io le dicevo, una qualità diversa, cioè una volta si vedeva il Milan, quello di Ancelotti, con Pirlo, certo. Gattuso, Seedorf, Kakà, con in attacco poi Shevchenko, Inzaghi, cioè insomma questa è una squadra, senza nulla togliere a Milan di adesso, però andare in campo con togli Kuzka, pure è tutta un'altra cosa insomma, insomma abbiamo detto già di c'è una categoria di differenza, è un diverso Milan, poco da fare, assolutamente. E poi ancora Premier, la squadra miracolo, il Leicester vince ancora dai Ranieri, restano solo 7 gare. Tu ci avresti mai pensato? No, ma Leicester, per chi non è affine al campionato inglese, è una squadra che comunque mediocre sulla carta, sul valore dei giocatori. C'è Inler, che ha giocato nel campionato italiano, per citarne uno, è una squadra modesta che poteva ambire a un quinto, sesto posto, ma già il quinto, sesto posto sarebbe stato una sorpresa. L'anno scorso si sono salvati più o meno all'ultima giornata, insomma, per cui... E invece è primo in campionato, primo, ed è allenato da un allenatore italiano che si è seduto sulle panchine della Roma, della Juve, come Claudio Ranieri, che sta portando questa squadra a 7 giornate dalla fine al primato in Premier League. Sì. Dietro c'è il Tottenham, che è anche una squadra non abituata a coprire il secondo posto, perché il Tottenham è più blasonato, però sì, le protagoniste avrebbero dovuto essere Arsenal, Manchester, Chelsea, le solite, Liverpool eventualmente, ma soprattutto le due di Manchester. Beh, c'è il City, che se non sbaglio è terzo. Il City, sì, terzo o quarto, adesso non mi ricordo. Lo United ha fallito completamente la stagione, quindi c'è questo Leicester con un allenatore, tra l'altro, abbastanza così, diciamo, sottovalutato, denigrato addirittura in certi casi, insomma, ricordiamoci le battutine di Mourinho su Ranieri, e invece si sta prendendo una bella rivincita. Vediamo come andrà a finire, insomma, sono quelle così favole, come si usa dire, che ogni tanto vengono fuori nel calcio, soprattutto in Inghilterra. Poi basket, caso Eurolega, FIBA, Petrucci sanzionerà i 4 club ribelli. Petrucci, passato dall'essere il numero uno dello sport italiano, adesso è il numero uno del basket italiano, che però fa sempre in qualche modo ribellioni all'interno, fa sempre scandali. Non manca mai in qualche posto di vertice. Esatto. Poi motori, con la Formula 1 che si è già conclusa questa mattina. Tu hai seguito un po'? No, ho seguito la gara, infatti sono venuto qua dopo aver visto la gara, quindi era tutto perfetto con orari. Ha vinto come sempre la Mercedes, ma Rosberg, però non Hamilton, che è arrivato secondo. Vettel è arrivato terzo dopo aver indovinato una partenza bellissima. La prima curva erano prime le due Ferrari, poi Raikkonen si è ritirato, ha avuto un problema. Strano. È arrivato, sì, ma non per colpa sua, poverino, perché come sempre è arrivato ai box con la macchina che prendeva fuoco. E Vettel, tra safety car, errori di strategia, è arretrato fino appunto al terzo posto, e c'è stata l'ennesima doppietta della Mercedes. Mentre per quanto riguarda la MotoGP, motoscintille, scrive la Gazzetta, Lorenzo fa la pole, uno sgarbo a Vale, è subito polemica. Rossi, che afferma mi ha rallentato e non si è scusato, e rinnova fino al 2018 in Qatar via alle 19. Dunque, è finito il campionato scorso della MotoGP in casin, si è ricominciato in casin brutto. Sembra che non sia neanche finito, perché sono andati avanti tutto il periodo di pausa
tra un campionato e l'altro, con la polemica Lorenzo Marquez Rossi ormai infinita, insomma, è evidente che ormai non si sopportano, non sopportavano già prima, ma era più latente la c'è cosa. C'è un sodalizio spagnolo contro Rossi, però, no? Sembra di sì, insomma, io ho seguito le ultime gare della scorsa stagione. Beh, nell'ultima gara l'ultima... c'era anche Spangarò che cercava di non farlo passare. No, sì. ma a parte quello che ci può stare, ma era incredibile vedere la gara prima, Marquez che ha fatto pentole e coperchi per restare davanti a Rossi, e la gara dopo praticamente scortare Lorenzo, che poi Lorenzo è fortissimo, avrebbe potuto vincere il mondiale e magari lo avrebbe vinto comunque, aveva vinto 7 gare, per cui sì. Lo ha meritato, però certo, insomma, certi atteggiamenti magari insomma sono un po' Lorenzo forse uno di quei piloti che meglio approfitta delle buone partenze, perché lui dopo diventa una freccia. Sì, parte sì, bene, sì. È in vantaggio, non lo prendi più. Sì, sì, sì. Cioè, è molto difficile recuperarlo, perché è molto regolare, tiene bene la posizione, insomma, non è uno che tiene, tra l'altro lavora bene anche sui duelli, per cui è un pilota fortissimo, non è che ha vinto per caso l'anno scorso, esatto. Solo perché Marquez non aveva bisogno non è come dell'aiuto. Pattinatore, come si chiama quello? Bradbury. Beh, Bradbury vabbè, ma quello lì è stato... Se riusciamo dopo lo facciamo vedere. Beh, una delle cose più belle mai viste. No, Lorenzo è un signor pilota, Marquez è anche bravo, più spericolato, spettacolare. Sì, assolutamente. Come il primo Rossi poi è maturato in un certo modo, insomma, che è comunque un fenomeno Rossi. No, assolutamente. Scherziamo. Non possiamo assolutamente dire il contrario, è anche un bravo personaggio a livello mediatico. Assolutamente sì. E in questo caso riparte dunque la MotoGP con le scintille fra due compagni di squadra. Sì, due compagni e il terzo incomodo che sì, sembrava appunto quasi fa... Schumacher e Barrichello, che anche loro non è che andavano troppo da male. Ma no, in realtà anche lì facevano tante storie, ma in realtà penso che Barrichello avrà fatto passare Schumacher una o due volte, perché poi Schumacher stava sempre davanti, però... Sì. Sai, quando avevi un compagno di squadra come Schumacher ti dovevi un po' abituare a rispettare certe gerarchie, ma soprattutto a stare dietro, perché quell'altro vinceva sempre. Poi la classicissima De Mar Sprint, la Sanremo è francese dopo 21 anni, anche in questo caso ciclismo, una frana, 9 km in autostrada, attacchi, cadute e arrivo in volata anche per questa corsa in bici che vede il vincitore francese dopo tanti anni. La sorpresa, perché è un diciamo sconosciuto, tra virgolette, comunque non tra i favoriti, però sai, le gare così, le classiche di un giorno sono sempre aperte a risultati a sorpresa, ci si aspettava Sagan, ci si aspettava Nibali, ci si aspettava Cancellara, è spuntato questo francese più o meno dal nulla e si è portato a casa la prima gara importante dell'anno. Cosa ne pensi in questi ultimi minuti, prima della pubblicità, anche del tennis e di tutto ciò che sta succedendo a livello internazionale con la Sharapova? Beh, lì più che una questione di tennis è una questione di Russia, nel senso che la Russia è travolta da scandali doping uno dietro l'altro. Questa cosa della Sharapova sembrava una cosa più marginale, no? Nel senso, un medicinale, sembrava quasi così, non dico che non lo sapesse, ma insomma una cosa un po' così, e invece stanno spuntando altri atleti che usavano questo medicinale inserito nella lista dei dopanti, quindi effettivamente insomma si parla così mediaticamente di doping di Stato, però insomma c'è un caso Russia che è spuntato prima con l'atletica e adesso sta venendo fuori in altri sport, poi ovviamente se metti di mezzo un atleta famosa come la Sharapova diventa ovviamente molto un caso più ancora più amplificato. Chiaro che se nel calcio fosse successo ad Arshavin, dico per a caso, non se ne sarebbe neanche accorto, no, però l'Arsenal l'avrebbero allontanato e basta. Esatto, Sharapova è forse la tennista più famosa del mondo e quindi diventa una cassa di risonanza impressionante, che però sta scoperchiando tutta un'altra serie di problemi. Sempre per il tennis, da Indian Wells, la rivoluzione generazionale, il torneo californiano nel segno dei giovani, spuntano nuovi protagonisti e oggi le finali. Hanno un po' disatteso forse i big? Sì, però vincerà Djokovic, quindi tutto questo discorso cadrà, vabbè, ma è anche normale. E anche Nadal in semifinale. Sì, quindi. Sì, credo che ha vinto Djokovic con Nadal la semifinale, ma Djokovic è il numero uno incontrastato, e poi evidente Nadal ha avuto qualche problema fisico, è calato un po', Federer è straordinario, ma neanche lui è eterno, e ci sta
che ne vengano fuori altri fa parte della, vabbè, insomma, fa parte della normalità di uno scambio, di un ricambio generazionale negli sport. Mi è dispiaciuto quando si sono ritirati Hewitt e Roddick, secondo me due tennisti molto bravi, hanno vinto chiaramente anche i loro tornei, non sono mai spiccati troppo, hanno avuto due caratteristiche fondamentali. Roddick bravissimo nel servizio, che tirava degli ace a 198 km orari con la pallina. Roddick più un giocatore da fondo campo, più bravo nel palleggio, più bravo a stancare l'avversario che a fare quel colpo di classe. Però due tennisti comunque... Beh, due tennisti di livello, non magari dei talenti non alla Federer, tanto per dire... Cioè erano giovani comunque, si sono girati molto giovani. Però nel tennis succede spesso, perché insomma è uno sport abbastanza logorante, insomma giri il mondo, giochi, ti alleni... Continuamente, poi vedi che spuntano molto giovani, no? A 16-17 anni sono già quelli veramente bravi, sono già tra i primi del mondo, quindi hanno già un carico anche di stress, così vogliamo chiamarlo, notevole. E poi quando hanno 27-28 anni cominciano a mostrare la corda, appunto, a parte giocatori come Federer che sono anche baciati da un talento, per cui magari fanno un po' meno fatica di altri a ottenere a certi risultati. Bene, pubblicità, ritorniamo fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, affrontiamo ancora alcuni temi nazionali, poi passiamo anche all'ambito locale, perché ci sono anche delle piccole analisi da fare riguardo alle strutture, no? Alla manutenzione anche dei punti dove gli atleti triestini fanno allenamento, i campi, le palestre e quant'altro. Prima volevo chiederti però, così a giudizio proprio generico, una riflessione, un tuo pensiero su Francesco Totti, in quanto, non tanto quanto giocatore, che sappiamo benissimo essere un talento, è uno dei giocatori italiani più forti della storia probabilmente, ma soprattutto da il trattamento che nelle ultime giornate, nelle ultime settimane è uscito nei giornali da parte della proprietà americana nei suoi confronti. Ma allora, come dicevi tu, Totti è stato negli ultimi credo 20 anni forse il giocatore italiano più forte, direi dopo Baggio, probabilmente. Con Del Piero. Ma io metto Totti sopra Del Piero, ma poi insomma vabbè, inutile fare classifiche. No, chiaro. È chiaro che alla soglia dei 40 anni a un certo punto bisogna anche decidere cosa fare da grande, perché è chiaro che una squadra come la Roma che punta in alto, vuole provare a spezzare il dominio della Juventus in campionato, non può affidarsi a un giocatore di 40 anni. Totti questo dovrebbe cercare di capirlo, poi come sempre nell'ambiente Roma si finisce per ingigantire, creare casi su tutto, e magari non è stata gestita bene la vicenda e ne è venuto fuori appunto il caos che abbiamo visto in queste settimane. Però io credo che a un certo punto bisogna anche, come ha fatto la Juventus a un certo punto con Del Piero, anche in maniera impopolare, ma Del Piero è stato di fatto messo da parte e costretto a un certo punto andare a giocare in Australia se voleva continuare a giocare, perché la Juventus non era più funzionale a un progetto tecnico, perché è normale che dopo una certa età non si possa essere. Sembra quasi essere un trattamento ricorrente, perché se si va a vedere Del Piero, si va a vedere adesso Totti, adesso non sappiamo come andrà a finire, però c'è qualche segnale. Se si va a vedere, e là non ha forse giocato tantissimo la società quanto una parte della tifoseria, anche Maldini. Sì, è vero. Cioè è quasi il paradosso, no? Che una bandiera, una cosa che uno dice sicuramente strappa applausi, strappa anche omaggi da parte della società, invece vengono quasi... Sì, forse anche... perché questi vogliono continuare fino alla fine, sì, e a un certo punto la società dice, ascolta... Maldini, il trattamento che ha ricevuto il giorno della sua ultima partita secondo me è stato vergognoso, insomma, io da milanista dico, insomma, Maldini va applaudito, poi vabbè, non so cosa può essere successo, eccetera, ma in quel momento doveva ricevere solo applausi, però vedi che anche lì... Poi sono emerse anche delle frizioni con la società, con Galliani, perché infatti Maldini si pensava potesse avere un futuro da dirigente, lo avrà casomai nel momento in cui non ci sarà più Galliani, perché evidentemente i rapporti tra loro non c'erano. Evidentemente a un certo punto si scontrano probabilmente anche personalità, oltre che
questioni tecniche e finisce male una storia lunga e gloriosa, soprattutto nel caso di Maldini, di Totti, di Del Piero. Che sono invece di Zanetti, viceversa, è stato omaggiato un sacco lì, evidentemente, a fine carriera, poi è stato messo nel CDA dell'Inter. Esatto. Lì evidentemente la gestione appunto tra le persone è stata diversa. Beh, anche Toira ha voluto forse dare un po' segnale, no? Sì, da poco, usa Zanetti. Evidentemente sì, insomma, poi Zanetti anche come appunto personalità magari un po' diversa, un po' più accomodante magari rispetto ad altri, è finita al momento bene. Chiaro. Volevo chiederti dell'Udinese. Parli volentieri dell'Udinese? Certo, no. Non si sa mai, qualche campanilismo può nascere. No. Al di là, no, battute a parte. Ne parliamo male, non c'è problema. Battute a parte, l'Udinese ha cambiato allenatore, rischia quest'anno? Rischia perché non ha una tanto, qualità. Ogni tanto va male. Di Natale è un altro caso, magari più in piccolo, visto la dimensione della società, un altro caso Totti, Del Piero, eccetera. L'Udinese rischia, ma secondo me alla fine si salverà, soprattutto per la scarsa qualità delle avversarie, perché Verona, Carpi, il Verona credo sia spacciato, Carpi, Frosinone e anche lo stesso Palermo. Sta facendo di tutto per mettersi nei guai. L'Udinese, ripeto, credo alla fine riuscirà a salvarsi, che poi è il loro obiettivo di ogni anno. Poi ogni tanto hanno azzeccato i grandi giocatori, le stagioni giuste, hanno centrato le qualificazioni in Champions League. C'era Gia Quinta. Sì, beh, insomma. Sanchez. Diciamo dagli anni di Birov in poi ne hanno azzeccati tantissimi, certo, di grandi giocatori. So che insomma a Udine c'è anche un po' di maretta anche nei confronti della società. Io quando parlo con qualche amico friulano che ho, che magari mi parla male di Pozzo, li invito sempre a venire a farsi 2 mesi a Trieste a vedere cosa vuol dire veramente avere una proprietà e una società disastrosa, perché chiaro. Ti cambia la prospettiva, però sai, ognuno si misura qui poi sul parla, proprio metro. Qui si parla di Triesti, nella Triestina si parla di abbandonare il Rocco perché è troppo costoso, lì costruiscono uno stadio nuovo. Sì. Le dimensioni sono diverse. Evidente. Torniamo all'ambito locale, innanzitutto con la Bavisela. Pronti sì. A maggio, si corre, si parte, il presidente Carini ha illustrato che quest'anno sarà una settimana più ricca di eventi, solo Women Run, Young, i cani, i sacchi, il salto con i sacchi, sono tante attività per allargare di più non solo il pubblico ma anche l'offerta, diciamo, su giorni diversi. Beh, ma ormai questi eventi vivono, adesso no, non dico che la maratona non conta niente assolutamente, però di quello che vivono molto del contorno, della festa che viene creata attorno, giustamente. Anche gli sponsor così, hanno più gli interesse, sponsor hanno più visibilità, insomma c'è tutta una serie di vantaggi e crea appunto un po' di atmosfera, lo abbiamo visto anche con la Barcolana, insomma si cerca sempre più di coinvolgere magari anche persone che con il podismo e la corsa non hanno nulla a che fare, come il sottoscritto per esempio. Ma tu vai a fare la Bavisella? No, io la seguo e basta. Come ben sai, io corro poco. Lo so, però la qualità c'è. La qualità nel piede destro con le partite non strane di calcetto. C'è sempre, insomma, anche se la corsa magari non è l'aspetto principe di Roberto Rizzi. Assolutamente. In merito a chiaramente le attività sportive e non solo a Trieste, bisogna purtroppo talvolta affacciarsi su problematiche di tipo strutturale, quali impianti, palestre, piscine, se dobbiamo parlare di spazi, perché la piscina Bianchi è bellissima ma non può accogliere tutti, tuffi, sincronizzato, nuoto classico, pallanuoto, le squadre, le società. C'è necessità di allargare un po' lo spazio, o laddove lo spazio c'è, come dei campi, delle palestre, di riportarli a nuovo? Assolutamente sì, abbiamo letto nei giorni scorsi i problemi che ci sono a livello di palestre per la pallavolo, la pallacanestro, eccetera. Pallavolo è altro sport di cui abbiamo anche colpevolmente parlato poco, ma sono tantissime realtà. Sono sport che appunto hanno, come dicevamo prima, anche di altre realtà, hanno numeri molto importanti. Magari nella pallavolo manca la squadra di vertice ad alti livelli, ma è un movimento assolutamente florido
è numeroso, per cui il problema delle palestre si sta facendo pressante, ma dicevo prima anche per altre attività, prima ho fatto l'esempio del tiro con l'arco, ma era così perché mi era venuto, perché ne avevo parlato recentemente, e la stessa cosa vale poi per i campi, i famosi terreni in sintetico, perché anche lì ci sono problemi di anzianità di questi manti in sintetico, che appunto sono vecchi nella stesura e vecchi proprio come concezione, perché ormai negli anni li hanno perfezionati, sono passate anche lì ere geologiche nella tecnologia, proprio a livello di campi in erba sintetica, e invece abbiamo visto il campo, il Ferrini è ancora inutilizzabile, esatto, il Ferrini del Ponziana, no, lasciamo stare che poi il Ponziana è sparito, ma insomma servirebbe un campo, uno sfogo. È comunale? Per il campo. Comunale. Quindi comunale. Il comune, qualora stanziasse dei fondi, potrebbe rimetterlo a nuovo? Sì, sì, assolutamente, il problema è che costa tanto rifare un campo a 11 con un nuovo sintetico? Ma adesso esattamente le cifre non le so, però costa. Insomma, centinaio penso, di migliaia di sì, euro? Sì, qualcosa del genere. Sì, si era parlato di intervenire, visto che appunto il comune fa fatica tra patti di stabilità, insomma tutte le cose che riguardano un altro settore, che sappiamo, di intervenire con il credito sportivo, di fare una sorta di consorzio, chiamiamolo così, tra le società, per, come dire, io vado da una società che mi fa il campo, invece di fargliene fare uno, ne faccio fare tre o quattro e risparmio qualcosa sul numero, sulle cosiddette economie di scala, insomma, no? Per cui, però sì, a un certo punto bisogna quagliare, come si dice, trovare una soluzione e farli questi campi, perché le deroghe richiede non si possono... la città sportiva lo richiede. Ma certo che lo richiede, lo richiede assolutamente, perché se inizia, sai, se manca un campo come quello del Ponziana, fai fronte, ma siamo in scadenza con i campi a San Luigi, a San Giovanni, a Borgo San Sergio, insomma, se iniziano a mancare, proprio perché poi a un certo punto la federazione non ti dà più l'omologazione per giocarci. È chiaro. E quindi finiscono dove vanno a giocare, perché poi non è un problema di dilettanti, eccetera, ma sono decine di squadre a livello giovanile che poi si trovano senza campo. Proprio l'attività giovanile ne risente, dopo non è inutile parlare di settore giovanile che non c'è, poi, se non hai il campo dove far giocare, anche solo allenare i ragazzi che dopo non trovano, devono andare per forza a piscina, magari sono ragazzini di 10-12 anni, i genitori lavorano, devono fare la traversata oceanica per andare, perché per loro prendere il tram andare su magari è faticoso, sì, perché, insomma, cioè, può essere un problema. E poi appunto parliamo di centri sportivi, la Triestina non ne ha uno, insomma sono mille problemi. Se iniziano a mancare anche le strutture di quelle società dilettantistiche che in questi anni di latitanza della Triestina hanno di fatto trainato il movimento calcistico a Trieste, come finiamo Trieste Calcio, San Luigi. Sì, sì, Trieste Calcio in particolare, ma appunto il San Luigi, insomma, San Giovanni. Abbiamo ragazzi che sono andati nelle principali società italiane a livello giovanile. E il calcio a Trieste rischia veramente di fare una brutta fine, perché appunto per mancanza di strutture. Per quanto riguarda gli altri sport, a livello di piscina c'è anche San Giovanni, che tra l'altro è gestita dalla Pallanuoto Trieste, quindi insomma lì bene o male le strutture ci sono, anche perché c'è una società sostanzialmente a livello di pallanuoto, no? Poi il nuoto, i tuffi, eccetera, alla Bianchi se la cavano direi bene, insomma ovviamente ci sono dei turni così. Ognuno da rispettare, chiede un po' di più, però insomma in linea di massima credo che non ci si può lamentare, però appunto a livello di palestre e in prospettiva, ma una prospettiva breve, di campi di calcio bisogna lavorare. Perché alcune palestre sono pericolanti e quindi sì. Soffitti, intonaci, muffe. Siamo in una situazione proprio di difficoltà, ma di pericolo direi quasi per gli atleti, e a un certo punto non si possono utilizzare
sai, non è che i ragazzi, se non possono andare a giocare a pallavolo, a pallacanestro, cioè, devono fare altro, e lo sport perde di attrattività. Se la cavano un po' meglio le società di vela, i circoli di canottaggio, allora hanno delle basi un poco più consolidate. Sì, lì c'è più... Chiaramente anche lì magari... avrebbero loro lo stesso piacere di poter ammodernare. Qualsiasi cosa. Insomma, lì, sai, giustamente il campo è più facile da trovare, no? Non è pubblico, diciamo, per cui diventa più facile. Hanno le loro strutture, poi le loro palestre, Saturne, nei loro circoli. Lo cito perché esatto. È una di quelle realtà virtuose che ottiene sempre ottimi risultati, a cui vanno tutti i ringraziamenti assolutamente anche, proprio dalla collettività, per portare bene e forte il nome degli atleti triestini, della società triestina in giro per tutti i campionati nazionali. Sono una realtà leader, direi, a livello italiano sicuramente, ma insomma anche a livello internazionale fa la sua bella figura. Insomma, una società poi storica, non è certo una cosa di pochi anni, assolutamente. E sempre riguardo al calcio, il Krasrepen, il Monfalcone, altre squadre, Monfalcone della stessa serie della Triestina che se la gioca per la salvezza, il Krasrepen ha appena cambiato allenatore in eccellenza, loro forse non hanno problemi di campo, hanno il loro impianto sportivo, la famiglia da quel punto spazio. Hanno altri problemi in questo momento tecnici, perché il Kras sta facendo una stagione negativa, rischia qualcosina, ha avuto un calo, però insomma a livello di società stanno relativamente bene, per cui non c'è problema. Monfalcone hanno anche il loro campo, anche lì hanno qualche altro problema fra di loro, interno diciamo. Però insomma io non lo so se poi lì si sono un po' pentiti di non aver portato avanti quel famoso discorso che si era cercato di fare con la Triestina, però acqua passata in ogni caso, insomma è inutile, come si dice, piangere sul latte versato. In questo momento però anche loro devono fare i conti con una classifica che a un certo punto sembrava poterli vedere lontani dal pericolo retrocessione, invece hanno perso due partite e sono di nuovo lì, tra l'altro quel Fontana Fredda che così soffia sul collo. E il marchio della Triestina resta in mano ai tifosi? Sì. Non c'è segnale di o si aspetta, c'è cautela? Ma allora, da quanto sembra, l'intenzione è quella, in ogni caso, diciamo, ipotizziamo che il 12 aprile la società va agli australiani, a Milanese, l'intenzione è sicuramente quella di concedere il marchio alla nuova società, ma sempre appunto in concessione, non cederlo definitivamente. Io su questo sinceramente ho un'idea un po' diversa, nel senso che questa gestione del marchio ha creato più problemi che virtuosità, per cui secondo me a un certo punto bisogna magari ponderare bene la scelta, ovviamente, ma il marchio non può diventare una pedina. Perché perde di valore storico, diciamo, no? Perché lo hai dato a Puglia e a Cergol, lo hai dato a Mbok, poi lo hai tolto, lo hai dato a Pontrelli, poi lo hai tolto. Se cominci a darlo a una, e poi magari succede qualcosa, speriamo di no, ovviamente, e lo togli anche lì, diventa, tra virgolette, una barzelletta, parlando nuovamente con rispetto. Per cui, secondo me, a un certo punto bisogna fare una scelta, ed è giusto, a mio modo di vedere, ripeto, una mia opinione, poi sì, saranno d'accordo, no? È giusto che sia così, fare una scelta e dire il marchio deve essere della società Triestina Calcio. Quindi che lo ceda, no? Secondo me sarebbe la soluzione giusta. A un certo punto, ripeto, ponderare benissimo la scelta, magari, che ne so, concederlo temporaneamente, fare una sorta di così prova di un anno, due anni, non lo so, insomma adesso sto ipotizzando così, ragionando a voce alta, e poi a un certo punto dire va bene, questa società ha dimostrato di meritare il marchio, è giusto che il marchio sia di proprietà della società
che potrà fregiarsi del nome Triestina Calcio. Beh, insomma, un punto di vista piuttosto, insomma, piuttosto lineare. Bene, allora, pubblicità, ritorniamo fra poco, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione, sì. Ebbene, rieccoci gli ultimi 7 minuti in compagnia di Roberto Rizzio, giornalista di City Sport, a parlare proprio di attività sportive ludico-motorie, dobbiamo fare una dicitura corretta. Parlavamo adesso in pubblicità che a Trieste c'è un fenomeno particolarmente accentuato, quello del calcio a 7 rispetto al calcio a 5, il cosiddetto calcetto, che invece in Italia è molto più frequente, a Milano, sì, ma in tutte le città, anche a Treviso, si gioca di più nei campetti a 5 rispetto che a quelli a 7. A 7 è una prerogativa triestina diffusissima, fra amatori che si organizzano come noi facciamo, si prendono una giornata e vanno con gli amici, ma anche proprio di tornei creati ad hoc e anche storici. Beh, insomma, dicevamo adesso in pausa, abbiamo tornei, la Coppa Trieste, la mamma di tutti i tornei di calcio a 7, ha festeggiato qualche anno fa i 50 anni di storia, per cui è davvero un fenomeno molto triestino, perché appunto, come dicevi tu, nelle altre città la serata di calcetto è il calcio 5, qua andiamo a giocare a ballon e il calcio 7, insomma, detto così proprio terra terra. Però poi, insomma, di tornei ne sono stati creati tantissimi, ancora oggi ce ne sono davvero tanti, credo che più o meno tutti ci sono passati, meno male, insomma, in qualche torneo, in qualche squadra con gli amici, anche chiamati così all'ultimo perché manca gente, certo. Però portieri soprattutto. Sì, portieri, sono sempre merce rara, ma sì, è un fenomeno che continua, che rimane proprio tradizionale, radicato qui a Trieste, e che insomma lo vediamo. I campi non sono mai vuoti, insomma, la sera sempre, c'è sempre qualcuno che gioca o nel torneo o nella partitella così tra amici, e quindi è una bella realtà, una realtà molto, molto interessante. Ogni tanto finisce anche nelle pagine di cronaca perché si menano, ma vabbè, insomma, quelle sono certi così, tornei purtroppo sono molto successo tesi. È successo anche un paio di settimane fa, in Coppa Trieste si sono menati per bene con polizia, carabinieri e tutto quanto, ma vabbè, insomma, no, non ci facciamo mancare nulla neanche lì. Che poi il calcio a 5 ha un regolamento diverso anche, c'è cioè un modo di giocare il calcio a 5 calcio... cioè, per chi magari, insomma, magari chi sta guardando lo sa, ma insomma, il calcio a 5 è uno sport diverso dal calcio, anche per le regole, ma proprio anche tecnicamente ci vogliono altre caratteristiche. Pochi tocchi, esatto, giocare a quadrato, tocchi, palla sempre a girare. Terra, esatto, i ruoli non sono così definiti come nel calcio. Il calcio a 7, nonostante appunto il numero di giocatori sia più vicino a quello a 5, in realtà assomiglia di più a quello a 11. Per assurdo. Si corre ovviamente di meno, il campo è più ristretto, per cui insomma fa bene a chi è più avanti nell'età e chi è meno allenato, come nel mio caso, nel nostro caso, però giochi a calcio, quello è più vicino a quello che conosciamo come calcio. Il calcio a 5 invece ha bisogno così di caratteristiche tecniche un po' diverse. E poi ci sono anche dei famosi calciatori che si sono, brutto dirlo, riciclati nel calcio a 5 o a fine carriera, dico, mi viene in mente Massaro. Sì, che dopo ha fatto anche beach soccer, o il figlio di Maradona sì. Junior, che anche lui è andato a giocare, ma anche a Trieste, se non sbaglio, beach soccer. Beach soccer c'era del Mestre, ecco, stato, c'era anche Leghissa, mi sembra, che giocava nel Vesna. Beach soccer anche... da fatica incredibile. Sì, ma lì è ancora diverso, ancora ovviamente, più. come gioco, perché insomma, si gioca sulla sabbia, a piedi nudi, insomma, una roba veramente, veramente difficile e faticosissimo proprio fisicamente, però è uno sport ancora diverso che sta prendendo piede, e appunto abbiamo anche qua dei rappresentanti di un certo spessore, appunto ricordavi del Mestre, che è il portiere della nazionale italiana, insomma, di beach soccer. Poi è uno sport veramente faticoso.
Assolutamente sì. Anche spettacolare, perché molte volte si decide su palla al volo, su rovesciata. Sì, se sì, lo sì, permette sì. La sabbia anche. Esatto, esatto. Sì. Però faticosissimo. Esatto, si alzano la palla e fanno questi numeri, bello. Alla Aldo, di Aldo Giovanni. Esatto, esatto. Sotto la sabbia, fanno gol di testa, poi risulta finale di Champions. Bene, allora abbiamo ancora un paio di minuti. Ricordiamo innanzitutto che questo pomeriggio giocano sia Triestina che Pallacanestro, fra le realtà che giocano, anche chiaramente tutte le altre attività sportive. Domani su City Sport qualche anticipazione riguardo i contenuti che avete già inserito? Allora, come dicevo prima, diamo spazio molto alla Triestina e alla questione societaria, come giusto che sia. Anche perché poi c'è la settimana di pausa, per cui insomma cerchiamo di anticipare un po' i tempi e sostanzialmente parliamo di quello, e poi ci sarà una pagina così più revival sugli 80 anni dell'Olimpia Milano e sui tanti collegamenti che ci sono tra le famose scarpette rosse del basket milanese e Trieste, da Iellini ai tempi poi del famigerato trasferimento di Stefanel, certo, a Milano, un po' più triste diciamo per il nostro sport. Poi il resto verrà integrato chiaramente con i risultati di oggi, ovviamente. Gran lavoro in redazione questa sera in particolare, esatto. Tutta la squadra di City Sport. Bene, dunque io ringrazio nuovamente Roberto Urizio per essere stato nostro ospite. Grazie a te, grazie a tutti. Noi ci rivedremo nelle prossime edizioni anche del Caffè dello Sport per commentare proprio il percorso delle diverse squadre di questa città sportiva, che è sempre molto ricca e rigogliosa nelle sue attività, non soltanto, come diceva anche Maurizio nella telefonata che abbiamo avuto prima, del calcio e del basket, ma anche della pallavolo, del tennis. Purtroppo il Tennis Club Triestino ha sofferto un po' a livello societario ultimamente, sì, ha avuto dei cambi, perché loro hanno andato in Serie 1, hanno fatto buoni risultati, poi appunto qualche così vicissitudine societaria, speriamo insomma ne escano bene. Poi il tennis è un altro sport molto bello, che bellissimo il tennis, che merita perché poi io non sono mai andato a vedere le partite perché non riuscivo, ma mi hanno detto che il livello di questi campionati era molto buono, interessante, si vedeva del gioco di buono spessore. Ecco, speriamo che anche il tennis possa riprendersi in qualche modo la sua scena all'interno del panorama sportivo. Grazie a tutti per averci seguito, buona domenica dunque e arrivederci.